sono Matteo, faccio parte dell'associazione Lapsus, un'associazione di studenti che ha finalità culturali e si occupa di tematiche legate alla storia contemporanea. Questa sera abbiamo l'onore di poter presentare un libro del professor Moren, Mondo senza Wall Street. Riteniamo sia un appuntamento importante. Il motivo per cui questa sera non ho deciso di presentarlo è perché ci siamo resi conto, e l'attualità ce ne dà spesso dimostrazione, del fatto che la crisi iniziata qualche anno fa non è ancora finita. E forse proprio in questo periodo sta mostrando, come dire, il suo lato un po' più aggressivo. Vediamo la crescente disparità dei redditi, la precarietà comunque diventa un problema per i giovani, lo vediamo in molti aspetti della vita quotidiana e dell'economia reale. Quello che vorremmo così portare a voi questa sera è un dibattito che propone anche una via d'uscita, che vorremmo fosse anche colta dai soggetti politici che di fronte a questa crisi hanno dimostrato molto spesso difficoltà non solo di comprensione ma anche difficoltà di azione. Sembra che l'unica soluzione per uscire da questa crisi sia, come dire, un austerity difficile da affrontare, che porta sempre più spesso difficoltà dal lato economico. Il libro del professor Moren invece ha, come dire, il pregio di proporre una riforma politica profonda del sistema economico e del sistema internazionale e di farci intravedere una proposta sulla quale comunque strutturare, se possibile, anche un futuro migliore. Vorremmo appunto con voi stimolare questo dibattito, per cui a fine degli interventi lasceremo ampio spazio per chi volesse di voi fare qualche domanda ai nostri relatori. I nostri relatori che presento brevemente sono ovviamente il professor Moren, autore del libro Mondo senza Wall Street, professore emerito di economia all'Università di Tolosa, Vittorio Carlini, giornalista del Sole 24 Ore, Onorio Rosati, segretario della Camera del Lavoro di Milano, e professor Aldo Giannulli, ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano. Io vi ricordo che brevemente all'uscita ci sarà la possibilità ovviamente di acquistare il libro del professor Moren e anche il libro del professor Giannulli, che è appena uscito e che tratta tematiche molto vicine a quello che affronteremo stasera. Tutto l'audio del nostro intervento, i video e tutti i materiali sono a disposizione sul nostro sito, ovviamente gratuitamente, che è www.laboratorialapsus.it. Io ovviamente non posso che ringraziare per l'opportunità la casa editrice Tropea, Lucia Capelli, che ci ha dato, come dire, la disponibilità di questo spazio nella zona centrale di Milano, comunque ci ha permesso di partecipare alla stagione politica di dibattito della Casa della Cultura. Ringrazio ovviamente il professor Moren, che oggi è stato gentilissimo concedendoci addirittura una doppia presentazione stamattina in università e questa sera qui alla Casa della Cultura, e non posso che ringraziare tutti i nostri relatori per la partecipazione. Prima di dare la parola al professor Giannulli, che così magari ci fa un'introduzione sulle tematiche del libro, abbiamo così il piacere di mostrarvi un piccolo prodotto video del laboratorio Lapsus con passi scelti dall'opera del professor Moren, montato con immagini che abbiamo ritenuto significative per mostrare un po' appunto il periodo di crisi che stiamo affrontando. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e spero che questo dibattito possa essere per voi costruttivo. Se non mi sposto più non vedrò niente. Allora, appena iniziato a scrivere il mio libro Uscire dalla crisi, quando un giorno sono capitato sulla casa editrice Tropea, dove ho pubblicato di recente un altro libro, e ho visto che era annunciato Il mondo senza Wall Street, mi sono informato. Ah sì, uscirà fra poco. Devo dire che mi è arrivata subito una copia. Ed è stato un incontro felicissimo, perché moltissime cose che io pensavo le ho trovate poi ulteriormente sviluppate con ben altra precisione dal professor Moren, che ho saccheggiato in due capitoli del mio libro. Allora, cosa sostiene il professor Moren? Il professor Moren sostiene che c'è stato uno sviluppo perversione della finanza internazionale. L'ipercapitalismo ha segnato un passo avanti, ma nello stesso tempo una perdita di controllo di una serie di processi. Siamo arrivati all'ipotesi estrema della moneta capitalistica. La moneta è qualcosa di più antico del capitalismo. Si è cumulata nel tempo in diverse funzioni. Equivalente generale che ci permette di scambiare merci senza ricorrere al baratto, unità di conto
per capire qual è l'andamento dell'economia e successivamente riserva di valore da accumulare. Ecco, man mano è successo che questa terza funzione di riserva di valore ha finito per sovrastare, riassorbire e mettere in secondo piano le altre. Ormai la moneta capitalistica ha raggiunto un estremo impensabile precedentemente. In primo luogo, la riserva di valore è diventata la riserva di un valore totalmente astratto. Vorrei darvi qualche dato. Tratto dalla mia lettura quotidiana, che è preferita, devo dire, che è Il Sole 24 Ore. E vi potrà sembrare strana, data le mie posizioni politiche, ben note, però Il Sole 24 Ore è il giornale su cui, nel dissenso più completo su alcune scelte, però si può riflettere, si può ragionare, essendoci dati, ragionamenti, elementi di discussione. Bene, Il Sole 24 Ore quest'estate dava un dato, diceva: i mercati finanziari ogni anno scambiano qualcosa come 611 mila miliardi di dollari. E, però naturalmente questi scambi si compensano in buona parte, e il debito mondiale, però se si dice debito si dice anche credito, ogni debitore ha un creditore e viceversa, ammonta a circa 110 mila miliardi di dollari. Ora, dove sta la prima cosa su cui riflettere? Sul fatto che il prodotto mondiale lordo è di 74 mila miliardi e meno, è un quarto, più di un quarto meno di quello che è il totale del capitale accumulato, della moneta riserva di valore che è stata accumulata. Peggio ancora se consideriamo alcuni, attenzione, a questo dovremmo sommare per esempio la massa di circolante, cioè molte altre voci. E qui si pone un problema: ma se il denaro è l'equivalente generale, qual è l'equivalente di questa massa di denaro? Cioè, la verità è che esiste una massa di ricchezza che è tale fino a quando non la spendi, perché se dovessi decidere di acquistare qualcosa non ci sarebbero beni da colmare, o perlomeno semplicemente succederebbe un forte deprezzamento della moneta nelle sue varie forme. Quindi questa moneta ha un valore nella misura in cui resta congelata, può essere scambiata con altra moneta. E qui c'è la prima cosa che spiega quello che sta succedendo: ma come mai con l'alluvione di liquidità emessa a costi ridicoli dalla Fed e ormai anche dalla BCE non c'è nessuna ripresa? Pensiamo al caso europeo, molto semplice: accade che la Banca Europea dà denaro a prezzo molto basso alle banche, le quali anziché darle agli utilizzatori finali, che sarebbero le imprese, lo ridepositano presso la Banca Centrale Europea per riutilizzarlo nel circuito di denaro che produce denaro. La riflessione del professor Morel parte proprio da questo, parte proprio dall'idea di che cosa ha significato il grande processo di concentrazione finanziaria e la nascita del fenomeno della cartolarizzazione dei titoli di debito. Allora, nella finanza che abbiamo conosciuto fino agli anni 70, vigeva il cosiddetto modello del eroga e detieni, cioè ti do il prestito per comprare la casa, mantengo però la titolarità della casa, della proprietà della casa. Se non mi paghi le rate, mi tengo la casa. Quello era il modello eroga e detieni. È nato dopo un modello che è quello del cosiddetto eroga e distribuisci. Cioè, cosa succede? Io, banca, anziché concedere il prestito ed aspettare che tu me lo paghi un po' per volta con gli interessi, realizzo immediatamente subito. Perché? Prendo il tuo mutuo, prendo il mutuo dell'altro e così via.
li vendo tutto, tutti a una società parallela, Ombra, che li impacchetta, per così dire, e vende i cosiddetti derivati, cioè dei titoli basati, è come se un pezzettino del mutuo di ciascuno di noi fosse impacchettato in ogni titolo venduto, CDO, eccetera. Cosa succede? Succede che in questa maniera la banca praticamente realizza immediatamente il suo credito, perché vende, anzi addirittura spesso vende a prezzi ancora più alti il titolo derivato, nel presupposto che il valore degli immobili aumenti sempre. Accade invece che per una serie di ragioni i debitori iniziano a essere insolventi e a un certo punto il prezzo degli immobili crolli per l'eccesso di insolvenze, per cui recuperi le case, però a quel punto rimetti sul mercato a prezzo stracciato, rimetti sul mercato una massa di case maggiori, per cui questo abbatte il valore. Questa è stata la crisi dei mutui subprime. Ma in realtà, al di là dei mutui subprime o di altre forme di cartolarizzazione, perché ce ne sono state molte altre, la crisi greca cos'è se non il fatto che lo Stato greco, assistito in questa truffa dalle principali banche americane, dalla Goldman e dalla JP Morgan, assistito da consulenti del genere, ha cartolarizzato gli incassi che avrebbe avuto da tutta una serie, dalla lotteria nazionale, eccetera, eccetera, negli anni successivi. Praticamente è come se avesse incassato in anticipo emettendo questi titoli di debito. Il piccolo problema è che poi voi sapete che il debito è esploso, gli interessi sono galoppati e adesso la situazione è quella che è. Cerco di essere estremamente schematico. Quindi, come vedete, il processo di cartolarizzazione ormai è applicato in un numero estremamente ampio di casi. E si batte su che cosa? Si basa su che cosa? Si basa sull'incontro fra i modelli di economia classica o pretesi tali e l'applicazione ad essi degli sviluppi del pensiero matematico. È la formula di Merton Scholem, che per questo ebbe il premio Nobel, ma gliene incolse perché dopo qualche anno tutti e due gestivano un fondo, il Long Term Capital Management, che fallì, e fallì piuttosto male, con una procedura penale che per un po' si è fermata per strada, a dire di quanto poi fosse spregiudicato e poco fondato questo tipo di calcolo. Invece in realtà ha continuato ad andare avanti e essere applicato sempre più. E la cosa impressionante qual è, e ne parla il professor Morin con una certa ricchezza di dati anche, cosa impressionante è che dopo la crisi del 2007-2008, che avrebbe dovuto dare un segnale, dopo 3 mesi forse di tregua, è tutto ripreso esattamente come prima. È ripreso il mercato dei derivati, è ripreso il sistema della finanza ombra, è ripreso il meccanismo della leva sempre più, più alta, quello che veniva ritenuto tollerabile, una leva di 1 a 6 fra il capitale proprio della banca e quello di esposizione, che a un certo punto ha cominciato a raggiungere l'1 a 30, che già era tanto, è cresciuto ulteriormente e ormai ci sono situazioni in cui ci sono banche ormai in fallimento virtuale, cioè tecnicamente ormai insolventi, che noi facciamo finta di non vedere essere tali. E buona parte di questi dati, io ricordo di averli letti in una bella inchiesta su Sole 24 Ore, 9 puntate, Il ritorno della finanza del rischio. Una fonte, devo dire, insospettabile di pregiudizi ideologici contro la finanza. Ebbene, tutto questo mi aveva portato a pensare che la crisi si sarebbe riproposta, o per la verità si è riproposta,
E mi aveva portato a pensare che sarebbe riproposta sul fianco del debito pubblico, dei titoli di debito statale, come per carità in parte sta accadendo. Bene, il punto è, ma la crisi è finita? Può finire? Quello che dice il professor Morelli, e che io condivido totalmente, è che non c'è un'uscita dalla crisi se non si tocca l'architettura del sistema finanziario attuale. I titoli derivati, non esistono i derivati tossici. Si dice, sì, è colpa dei derivati tossici. I derivati sono tutti tossici, potenzialmente, nel senso che sono destinati in un modo o nell'altro ad esplodere nel tempo, sono delle bombe da dronaggeria. Il sistema bancario ombra è la confessione di tutto questo, perché non avresti bisogno di fare un sistema bancario ombra se realmente credessi nella solvibilità, cioè, non avresti bisogno di fare quello che ha fatto la Goldman Sachs, che è stata denunciata per questo, di vendere ai clienti certi titoli e contemporaneamente scommettere sul fallimento dei titoli che sta vendendo. Questo è accaduto. Ed è accaduto non per caso, non per un eccesso di avidità della finanza, ma perché la finanza ipercapitalistica è questo, funziona così. Dice il professor Morelli, a un certo punto noi usciremo dalla crisi quando a un certo punto si scoprirà in modo del tutto naturale bisognerà proibire i titoli derivati. Peraltro ormai siamo ai derivati dei derivati e ai derivati dei derivati dei derivati. Siamo ormai verso la sesta derivazione, per cui ormai il controllo di tutto questo. Tutto questo ha avuto un effetto, ha spezzato il rapporto fra creditore e debitore. Creditore e debitore, pensateci bene, sono destinati ad avere un rapporto solidale, perché io creditore ho interesse che il mio debitore mi paghi e ho interesse a non strangolarlo più di tanto, perché poi il mio credito esiste nella misura in cui il mio debitore me lo paga, perché se il mio debitore diventa insolvente il mio credito diventa un pezzo di carta che appendo alla parete. E il meccanismo che noi abbiamo adottato qual è? È quello che allontana in qualche modo tutto questo. Come? Io ti vendo un titolo di debito e garantisco il mio debito con il loro debito nei miei confronti, i quali a loro volta garantiscono il loro debito col debito di altri nei loro confronti. Dopodiché ciascuno garantisce il suo debito col debito di altri e non è più possibile risalire a un minimo di rapporto fra debitore e creditore, cioè hai messo in moto un meccanismo che è quello della finanza infinita, che però è solo un'illusione. E la moneta capitalistica nella sua accezione di merce e quindi di mercato finanziario tocca il punto estremo della sua logica, però tocca anche il punto in cui rivela tutta la sua debolezza e la sua fallibilità. Tutta l'architettura che è costruita intorno a questo, per esempio il ruolo delle piattaforme, su cui vorrei che poi il professor Morelli dicesse qualcosa di più preciso, tutto il ruolo del sistema bancario ombra, tutto il ruolo di meccanismi come i credit default swap, sono tutte cose che fanno parte di una medesima architettura. Ed è questa architettura a essere in crisi. L'idea di risolvere il problema con questi, i nostri governanti, sembra che abbiano un rimedio buono per tutto: la liquidità. Ogni qualvolta si pronuncia una crisi, le banche centrali offrono denaro in gran quantità a tasso bassissimo, e questo serve a curare tutto. In realtà è la cura del sintomo, ma la premessa della crisi successiva. Perché non stiamo facendo altro che mettere in giro altro denaro che cercherà altro denaro. Il denaro vuole essere remunerato, non si può tenere solo in un cassetto fermo.
Allora, se io emetto denaro a tasso basso, succede quello che dicevo prima. Le banche non lo utilizzano per darlo alle aziende, ma è chiaro, perché se le aziende producono un certo profitto nel tempo, non riescono a tenere il passo con le rendite finanziarie, dove si pretende, con la clausola della creazione di valore, una remunerazione del 15% annuo. Ora, non esiste un affare dell'economia reale che possa rendere il 15% all'anno. E quindi è ovvio che il denaro salta la merce e cerca di produrre denaro con altro denaro. La famosa battuta di 9 settimane e mezzo, cosa fa? Gli faccio soldi con i soldi. Il meccanismo è questo, ma è un meccanismo che non può che andare incontro al crollo. La liquidità risolve il problema del sintomo, ma pone le premesse della successiva crisi. È un limite, quello che sembra il rimedio, la liquidità è infinita. Noi mettiamo liquidità. Sì, un limite però c'è, e probabilmente si chiama petrolio. Il giorno in cui si chiama in generale materie prime e commodity, ma il giorno in cui tutto questo andrà a scontrarsi con l'impennata matematicamente prevedibile del costo del petrolio, quando torneremo al petrolio a 170-180 euro dollari al barile, se non di più, e nessuno potrà più parlare di ripresa. Quale ripresa con quel prezzo del petrolio? Allora, noi siamo già su questa strada. Il libro di Morin è importante perché ci dice: guardate, i punti di frattura sono questi. Se vogliamo uscire dalla crisi, dobbiamo iniziare a uscire da questa architettura in crisi. Non c'è un'uscita neoliberista dalla crisi, non c'è un'uscita che può essere garantita attraverso le premesse ideologiche del neoliberismo. Esiste un'uscita dal neoliberismo che può avviare meccanismi economici diversi. A mio avviso il discorso è quello di riportare al posto di comando l'economia reale rispetto alla finanza e la politica rispetto all'economia. Non c'è via di uscita se non ripristiniamo una serie di meccanismi, ad esempio la sovranità statale sul tasso di cambio, sul tasso di interesse e io aggiungerei sul fisco. Noi abbiamo abdicato alla sovranità fiscale attraverso una libertà di movimento dei capitali che, combinata inevitabilmente con i paradisi fiscali, ha significato una cosa anomala, se mi permettete una metafora, è come se ai 194 stati esistenti se ne fosse affiancato un 195esimo, Ricolandia, uno stato che prende da tutti e non dà nulla a nessuno. Io ho sentito Hollande che proponeva di tassare i redditi superiori al milione di euro, se non vado errato, al 75%. Io mi accontenterei anche meno, mi accontenterei anche del 45%. Il problema è come facciamo a farli pagare. Come facciamo a tassare le rendite finanziarie all'estero, nei paradisi fiscali? Come facciamo a controllare le società? Beh, guardate una cosa, noi viviamo in un'Unione Europea nella quale, altro dato che ho preso al Sole 24 Ore, nella quale succede che la cicala mediterranea del Portogallo è svenata dal vampiro del nord olandese, per cui quasi tutte le società portoghesi hanno portato le loro sedi legali in Olanda, dove pagano un terzo delle tasse che pagherebbero in Portogallo, e il Portogallo non può nemmeno fare concorrenza abbassando lui le tasse, perché per i vincoli sulla stabilità previdenziale non possono fare questa politica fiscale. Quindi sono condannati ad esportare capitali verso paesi più generosi fiscalmente. Bene, se noi non torniamo a rimettere ordine in tutto questo, non ripristiniamo. Ecco, non si tratta di rinunciare alla globalizzazione, si tratta di ripensare la globalizzazione ridando un ruolo allo Stato. E
dicendoci una cosa: guardate, la globalizzazione, la mobilità dei capitali è stato un fatto globale, ma il fisco è rimasto un fatto nazionale. E allora delle due l'una: o limitiamo gli spostamenti di capitale o il fisco si globalizza, o ad esempio ripensiamo al ruolo degli organismi internazionali. Banca Mondiale, Fondo Monetario non possono più essere quello che sono, non possono più essere un affare delegato fra noi europei e gli americani, non possono più essere le vestali di un modello economico e di una filosofia economica come quella liberista. Vanno ripensati completamente insieme all'idea stessa di moneta internazionale. Non funziona questo modello in cui una moneta nazionale ha funzione di moneta internazionale. Dobbiamo ripensare alla proposta di Keynes di una moneta internazionale che sia moneta comune di tutti e di nessuno in particolare. Dobbiamo ripensare al ruolo degli organismi finanziari internazionali, a cominciare dal FMI, e forse, perché no? Perché non pensare a un prelievo fiscale inversamente proporzionale alla pressione di ciascun paese da versare direttamente dalle banche al Fondo Monetario Internazionale e da utilizzare poi nelle forme necessarie per compensare gli scambi mondiali. Ecco, qui è una serie di temi che vengono proposti. Io ho cercato di descrivere in qualche modo il libro del professore, sicuramente ci sono molte altre cose che ho tralasciato, il libro è molto più ricco. Non posso imporre presenza più di tanto, vi posso invitare a leggerlo, però già qui c'è, credo, un ventaglio di problemi sul quale possiamo iniziare utilmente a discutere. Grazie. Grazie per l'intervento, lascerei la parola al professore Moretti. Je parle français, io parlo déjà, francese. Très bon traducteur à côté de moi. Non è vero, ma dice che ha un buon traduttore al suo fianco. Merci la Maison de la Culture de nous recevoir ce soir. Merci également au laboratoire Lapsus de nous réunir une fois de plus. Grazie alla Casa della Cultura che ci accoglie questa sera. Grazie al laboratorio Lapsus che ci riunisce una volta in più. Et merci le professeur Aldo Giannulli de cette présentation de mon ouvrage. Grazie al professor Aldo Giannulli per questa presentazione della mia opera. Il a fait une présentation meilleure que celle que je pourrais faire personnellement. Ha fatto una presentazione migliore di quella che avrei potuto fare io personalmente. Voilà, ce que je vais vous dire ce soir, tiens, en quelques mots, je ne vais pas redire ce que a dit Aldo Giannulli. Je vais simplement faire quelques constats et puis peut-être insister un peu plus sur les solutions. Dunque, poiché appunto la prima parte del mio discorso sarebbe uguale a quella fatta dal professor Giannulli, vorrei fare solamente all'inizio alcune constatazioni e poi concentrarmi sulla parte delle soluzioni. La prima cosa che voudrais dire c'est que cette finance est devenue globale finalement assez récemment, puisqu'on peut estimer que la globalisation des marchés ainsi que la globalisation des stratégies d'acteurs sur ce marché est intervenue à peu près au milieu des années 1990. Dunque bisogna dire che in realtà questa globalizzazione della finanza è estremamente recente, perché possiamo dire è avvenuta all'inizio degli anni 90. Oui, et donc quels sont les principaux acteurs au centre de ce système? On trouve les plus grandes banques. Dunque, quali sono i protagonisti di questo sistema? Al centro del meccanismo vi sono le grandi banche. Dans le monde actuellement, il y a 46 000 banques. Et le G20, lors de sa dernière réunion, a reconnu qu'il n'y avait seulement que 29 banques à caractère systémique, c'est-à-dire des banques dont la dimension est telle que la faillite de l'une d'entre elles peut provoquer un cataclysme mondial.
siamo arrivati a una situazione in cui ci sono al mondo 46.000 banche, ma secondo le stime dell'ultimo G20, 29, sono solamente 29 le banche sistemiche. Per sistemiche intendo banche la cui caduta, la caduta di ciascuna delle quali, sarebbe la caduta dell'intero sistema. Allora, a côté de ces grandes banques, il y a ce qu'on appelle les hedge funds, qui sont des acteurs très spéculatifs et qui sont en même temps liés aux banques parce que les banques leur font du crédit ou même parce que les banques possèdent ces hedge funds. Dunque, all'interno delle banche, evidentemente ci sono gli hedge fund, che sono appunto le parti più speculative, più aggressive, e che sono quelle in cui viene investito il credito che le banche raccolgono. Allora, enfin, il y a une dernière catégorie d'acteurs qui joue un rôle important dans cette finance globale, ce sont ce qu'on appelle les grands investisseurs institutionnels, qui gèrent des grands fonds de pension, des fonds de capitalisation pour les retraites. Et ces acteurs sont également extrêmement puissants, puisque ce sont eux qui sont à l'origine de ce qu'on a appelé ensuite la norme financière qui s'impose aux entreprises, cette norme de 15% de rentabilité sur fonds propres. Dunque, e poi vi è un'ultima categoria, ovvero il grande investitore internazionale, penso soprattutto alla creazione dei cosiddetti fondi pensione, che sono all'inizio di tutta questa crisi internazionale, perché sono quelli che garantivano agli investitori un ritorno superiore al 15%. Allora, ce qu'il faut dire, c'est que depuis que la finance est globalisée, au milieu des années 90, on a eu des crises de système, des crises systémiques de plus en plus violentes, parce que cette finance globalisée est très instable à cause précisément de la fabrication et de la spéculation sur produits dérivés. Dunque, bisogna dire che da quando la finanza appunto è diventata globale, quindi negli anni 90, abbiamo assistito a delle crisi continue, perché la finanza appunto ha deciso di speculare sulla sua arma appunto più aggressiva, cioè i derivati. Allora, il faut dire un mot des produits financiers aussi. À côté des acteurs, il y a les produits. Et il y a aussi, naturellement, les marchés. Alors, un mot d'abord peut-être sur les marchés pour clarifier les choses. Il y a deux grands types de marchés aujourd'hui. Il y a le marché monétaire, où n'interviennent que la banque centrale et les banques de la zone monétaire. Et puis, tous les autres acteurs interviennent sur ce qu'on appelle des marchés financiers, qui sont donc différents des marchés monétaires. Dunque, una volta individuati i protagonisti, sarà bene parlare dei mercati dove questi agiscono, e abbiamo appunto due mercati: il mercato monetario, dove intervengono le banche centrali e le banche che gestiscono la moneta, e appunto i mercati finanziari, dove agiscono gli altri protagonisti. E ce qui est très important de comprendre, c'est que les États n'interviennent pas sur le marché monétaire. Il n'y a que la banque centrale qui intervient, c'est ce qu'on appelle aussi l'indépendance des banques centrales par rapport aux États, dans la mesure où les États n'ont pas accès au marché monétaire. Et bisogna dire che appunto nel mercato monetario non intervengono più gli stati ma la banca centrale, e pertanto non vi è più una sudditanza della banca centrale nel momento in cui gli stati non intervengono più direttamente. Alors, maintenant, un mot pour terminer ce premier tour d'horizon sur les produits. Bien sûr, dans les marchés financiers, les produits financiers sont traditionnellement des actions et des obligations. Je rappelle ici que... Les obligations sont précisément celles qui nous portent au discours central, ovvero quello de l'indebitamento. Mais à côté des actions et des obligations, il y a une autre catégorie de produits financiers qui est apparue dans les années 70 et 80, ce sont les fameux produits dérivés. Ma a fianco alle obbligazioni ci sono i prodotti che sono apparsi negli anni 70-80, i cosiddetti prodotti derivati. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'un produit dérivé, mais un produit dérivé, c'est d'abord un produit
d'assurance, un produit de couverture qui sont fabriqués par les plus grandes banques. Non so se tutti qui sanno cosa siano i prodotti derivati, diciamo che i prodotti derivati sono dei prodotti di assicurazione, delle riduzioni del credito e del rischio messe in campo dalle più grandi banche. Alors quels sont les risques qui sont couverts par les produits dérivés qui sont vendus par les banques? Eh bien, au départ, il y a eu le risque de change, parce que quand vous échangez une monnaie dans une autre et que ces monnaies font l'objet de valeurs à chaque moment du temps différentes, il y a un risque lié à cette variation. Donc les premiers produits dérivés, je le répète, sont les produits dérivés liés au risque de change. Dunque, quali sono i rischi? Innanzitutto il primo è il rischio dovuto alla variazione dei cambi, cioè del valore delle monete. E poi, il y a encore plus important, les produits dérivés qui ont pour sous-jacent les taux d'intérêt, qui eux aussi sont formés depuis le début des années 80 par le marché obbligataire, c'est-à-dire le marché des obligations dont j'ai parlé tout à l'heure. E ancora più importanti sono i prodotti derivati creati per contenere i rischi dei tassi, della variazione dei tassi di interesse. Questi prodotti derivati nascono negli anni 80 e sono ideati specialmente per la gestione del mercato obbligazionario. E le entreprise ont besoin de ces produits dérivés à partir du moment où les taux de change, comme les taux d'intérêt, sont des prix qui se forment sur des marchés. E le imprese hanno chiaramente bisogno di acquistare questi prodotti derivati nel momento in cui i tassi di cambio e i tassi di interesse non sono fissi ma variabili e creati dalle oscillazioni del mercato. Avant 1971, les taux de change comme les taux d'intérêt n'étaient pas fixés par le marché. Prima del 1971 i tassi di interesse non erano determinati dal mercato. Les taux de change comme les taux d'intérêt étaient des prix fixes qui étaient dans la main d'États souverains. Et fino al 1971 erano dovuti a dei tassi fissi, quindi stabili, creati dagli stati sovrani. Entre 1944, moment des accords de Bretton Woods, jusqu'en 1971, il n'y a pas eu dans le monde une seule crise financière. Bisogna dire che dal 1944, quindi l'anno degli accordi di Bretton Woods, al 1971 non c'è stata una sola crisi finanziaria nel mondo. Le crisi finanziarie ont commencé à être à se développer à partir du moment où on a eu un développement du marché d'échange d'une part et des marchés obligataires d'autre part, avec création par les plus grandes banques de produits dérivés pour couvrir les risques liés à leur variation. Appunto le crisi sono arrivate dopo gli anni 70, nel momento in cui il mercato dei cambi e il mercato obbligazionario hanno cominciato a variare proprio in seguito anche alla creazione dei titoli derivati. Si bien que avant la crise financière en 2007 les marchés de produits dérivés étaient des marchés considérables du point de vue à la fois du stock des produits, de ces produits financiers que de leurs échanges extrêmement volumineux. Dunque, prima della crisi del 2007 era il mercato dei derivati era già estremamente voluminoso. Ouais. À tel point que moins de 2% des échanges dans le monde étaient relatifs à des biens et à des services, c'est-à-dire relevant de l'économie réelle. Le reste des échanges, c'est-à-dire plus de 98%, c'était des opérations financières portant sur les produits dérivés et donc leurs échanges. Bisogna dire che si è arrivati al punto, appunto prima della crisi, in cui meno del 2% del movimento della finanza era legato a dei beni reali, più del 98% era legato a operazioni esclusivamente speculative. Allora, evidentemente, on peut se poser comme
comme Aldo le faisait à l'instant, sur la nature de ces produits dérivés et leur fonction dans la finance globale. Adesso vorrei fermarmi un attimo, come anche ha fatto Aldo, sulla natura e sulla funzione di questi prodotti derivati nel mercato. On peut estimer que ces produits dérivés, finalement, représentent un instrument puissant de prélèvement sur la création de valeur. Bisogna innanzitutto dire che i derivati sono uno strumento di prelievo pesante di valore dal mercato delle transazioni. Prélèvement de valeur sur la production de biens et services. Oui. Alors, et ça peut se mesurer très bien, ce prélèvement de valeur, lorsque l'on regarde pour les principaux pays développés la répartition de la valeur ajoutée. Répartition, le prélèvement de valeur opéré par cette sphère financière, je vois très bien, à partir de la répartition. Ah, dunque, allora, la creazione di questo valore è innanzitutto dovuto alla ripartizione del valore aggiunto. E si tratta di un prelievo di valore. Puisque dans ce partage de la valeur ajoutée entre 1970 et 2007, la part salariale a perdu 10% dans la répartition, ce qui est un prélèvement énorme au profit des plus-values, des dividendes dans cette répartition. Dunque bisogna dire che dal 1970 al 2007 la componente del lavoro, la componente salariata ha perso il 10% del valore. C'est un prélèvement énorme qui est lié au fait que à chaque opération sur les produits dérivés, il y a des commissions bancaires. È un prelievo enorme, è dovuto essenzialmente al fatto che a ogni transazione vi è un prelievo. Alors la crise financière, elle est très directement liée à une catégorie particulière de produits dérivés. La crisi finanziaria è assolutamente legata a un tipo particolare però di prodotto derivato. Alors je ne vais pas rentrer dans la technique, Aldo en a parlé. Mais il s'agit en effet de produits dérivés qui sont liés par titrisation aux créances subprime américaines. Et appunto sono i titoli derivati creati sulla cartolarizzazione dei mutui americani. Et sous l'effet de la crise immobilière américaine en 2007, les actifs liés à ces créances subprime sont devenus toxiques. In seguito alla crisi immobiliare americana, l'effetto è stato il fatto che questi titoli siano diventati tossici. E come tutte le grandi banche avevano non solo fabbricato questi prodotti, ma anche en détenaient elles-mêmes per leur propre compte, eh bien, queste grandi banche ont été touchées par questa crisi immobiliare, dans la misura où leur bilan a été atteint, en quelque sorte, par. Cette dévalorisation des actifs immobiliers. Il problema è che tutte le grandi banche non hanno solamente messo questi titoli, ma li hanno anche acquistati e questo ha fortemente minato i loro bilanci. Toutes les grandes banques du monde ont été touchées par la crise des subprimes à cause de ces produits dérivés qu'elles avaient dans leur bilan. Tutte le grandi banche sono state toccate a causa di questi titoli subprime che avevano nel loro bilancio, nel loro portafoglio. Et les crédits subprime ne représentaient que 400 milliards de dollars. Mais les produits dérivés de ces créances subprime représentaient 15 000 milliards de dollars, parce que c'était des produits structurés qui intégraient
par couches successives ces créances. Bisogna dire che questi titoli all'inizio corrispondevano a un valore di 400 miliardi di dollari e nel momento della crisi sono arrivati a corrispondere a 5.000 miliardi di dollari. Alors, évidemment, les États ont dû recapitaliser ensuite les banques pour que celles-ci puissent maintenir leur activité, puisque leurs fonds propres avaient diminué, donc leur activité avait diminué, et pour maintenir l'activité de crédit des banques, il faut naturellement recapitaliser les banques. Donc ça, ça a été un premier acte des États en 2008 et 2009, et ensuite, il a fallu soutenir l'activité économique également par les différents États. Dunque, quello che è stata la prima mossa nel 2008 e 2009 appunto è stato da parte degli stati ricapitalizzare le banche, però poiché l'attività era diminuita, hanno ricapitalizzato le banche proprio per sostenere il mercato. Alors la crise des dettes souveraines est venue dans la logique de cette crise financière. Pertanto la crisi è derivata proprio dalla crisi di questi prodotti finanziari. Puisque les États ont dû recapitaliser les banques et soutenir l'activité économique. Perché gli stati hanno dovuto ricapitalizzare le banche e sostenere l'azione economica. Entre 2007 et 2011, la dette publique mondiale a augmenté 45%. Tra il 2007 e il 2011 l'indebitamento mondiale è aumentato del 45%. Le surendettement des États, non seulement européens, mais aussi américains, japonais et britanniques, vient directement de la crise financière. La situation de l'indebitement vient précisément de cette situation. Aux États-Unis, en Europe, au Japon, in Giappone, en Grande-Bretagne. In Inghilterra. Aujourd'hui, ces dettes souveraines, ces dettes des États, sont devenues insoutenables dans tous ces pays. Oggi questi debiti sovrani sono diventati insostenibili in tutti i paesi. Vous connaissez la situation italienne, puisque le rapport entre dette et PIB est 120%, ce qui est considérable. Voi conoscete la situazione italiana dove il rapporto tra il debito e il PIL è pari al 120%. E dans la plupart des pays européens, nous sommes dans la même situation. Les rapports dette-PIB oscillent entre 80 et 200%. E la situazione della maggior parte dei paesi europei è simile. Il rapporto tra il debito e il PIL va dall'80% al 200%. Alors que le traité de Maastricht prévoit un rapport de 60%. Nel momento in cui siamo di fronte al Trattato di Maastricht che impone dei limiti del 60%. Donc on est dans une situation très grave puisque dans un proche avenir, il se peut qu'on ait une situation à la grecque qui se reproduise dans un autre pays européen, c'est-à-dire une situation où le risque de défaut apparaît imminent. Siamo in una situazione estremamente grave in cui il rischio che un default simile a quello minacciato per la Grecia avvenga in un altro paese in brevissimo tempo. E che se passe-t-il s'il y a un défaut de paiement, soit sur une grande dette européenne, soit sur une grande banque européenne ou américaine, che se passe-t-il? E questo ovviamente ha un effetto sia sulla questione del debito sia sulle grandi banche. Cette fois-ci, les États ne pourront pas répondre à la crise, puisqu'ils n'ont plus les moyens financiers qu'ils avaient au moment de 2008 ou 2009. In questo senso, la crisi sarebbe peggiore perché gli Stati non avrebbero più le risorse finanziarie che hanno messo in campo tra il 2008 e il 2011. Et donc. Le problème, c'est que devant une catastrophe possible, aujourd'hui, on est obligé d'envisager des scénarios de rupture qui peuvent être soit dramatiques, soit représenter une sortie par le haut.
pertanto davanti a una crisi possibile è bene porre degli scenari di rottura. Scenario di rottura, soit drammatique, sia drammatici, soit qui rappresente une sortie par le haut. Che rappresentino appunto un'uscita verso l'alto. Alors, un mot du scénario dramatique, il faut en parler. Je suis universitaire, je ne suis pas un responsable politique, et donc je peux parler de choses qui normalement fâchent les responsables politiques. Io sono un professore universitario, non sono un politico, quindi posso anche affrontare lo scenario nero che in genere terrorizza i politici nel momento in cui lo devono presentare. Si les responsables politiques ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation, on peut entrer donc en effet dans un scénario tout à fait noir. Se appunto i responsabili politici non si rendono conto della situazione in cui siamo, entreremo appunto in uno scenario nero. Ce scénario noir, il commence évidemment par une nouvelle crise financière liée à un événement de crédit, une faillite. Questo scenario nero comincia appunto con una crisi finanziaria legata a un fallimento, un default. Les États ne pourront pas répondre à cette crise par les moyens financiers habituels. Gli stati non potranno rispondere a questa crisi con gli strumenti finanziari abituali. Et donc nous entrons par ce scénario dans une crise d'abord financière, puis économique, puis sociale et probablement enfin politique, où les risques de crispation identitaire peuvent être très forts, les risques de repli nationaliste également. Et donc, in questo scenario assisteremo a una crisi della finanza, dell'economia, in seguito a una crisi sociale, fino a una crisi politica, dove si avrebbe un riemergere di scenari oltranzistici, nazionalisti. Oui, avec malheureusement aussi des risques d'affrontement, parce que dans ces cas-là, la faute c'est toujours celle de l'autre. Et in quello scenario si avrebbe una il rischio di affrontare appunto un momento in cui la sfida è che la caduta sia sempre la caduta di un altro. Oui, c'est toujours la faute de l'autre, évidemment, c'est jamais de sa faute. Sì. La colpa è sempre di un altro, la colpa è sempre di un altro. Et donc, il faut espérer peut-être que les responsables politiques, ceux qui sont en position de prendre des décisions, puissent peut-être avoir anticipé ce moment dramatique. E appunto l'idea è che i responsabili politici possano anticipare questo momento drammatico. Mais évidemment les mesures à prendre sont des mesures de rupture. Ma chiaramente le misure da prendere sono delle misure di rottura. Aldo en a parlé. Quelles sont ces mesures? Et je vais terminer peut-être par ce point. Il faut changer le système de financement de l'économie mondiale. Aldo ne ha parlato e potrebbe essere la mia conclusione, bisogna cambiare il sistema di rifinanziamento dell'economia mondiale. A différents niveaux. Il faut le changer à différents niveaux. Bisogna cambiarlo a diversi livelli. Au niveau global comme au niveau le plus local. A livello globale come a livello più locale. Et c'est un système où Wall Street n'aurait plus de rôle à jouer, puisque aujourd'hui plus de 90% des opérations de Wall Street sont des opérations liées aux produits dérivés, c'est-à-dire à des opérations extrêmement spéculatives. Et un monde, appunto, vers un monde in cui Wall Street non avrebbe più il suo ruolo da giocare, perché in un momento in cui a Wall Street il 90% delle transazioni è legato a derivati, quindi a operazioni estremamente speculative. Et donc, quel est ce système de financement? C'est d'abord, en effet, on l'a rappelé tout à l'heure, une réforme du système monétaire international. C'est le point sans doute le plus important. Donc, sicuramente, bisognerebbe avere una riforma del sistema internazionale, che sarebbe quella più importante. Parce que quand on parle de taux de change et de taux d'intérêt, on parle de monnaie.
perché quando si parla di tassi di cambio e tassi di interesse si parla di moneta. E donc en effet, une sortie par le haut suppose une nouvelle gouvernance mondiale en matière monétaire, parce qu'il faut considérer la monnaie comme un bien maintenant, un bien commun de l'humanité. Una uscita dall'alto sarebbe rappresentata quindi da un cambio di governance nella gestione della questione della moneta, nella creazione di una moneta comune internazionale. Alors une monnaie commune n'est pas forcément unique. Una moneta comune non è una moneta unica. Par rapport à laquelle toutes les autres monnaies seraient fixées. Il rapporto alla quale i tassi di cambio delle altre monete sarebbero fissati. E se doveva y avoir des changements de parité, des changements dans ce rapport fixe. E se dovessero avvenire dei cambiamenti in questi tassi di cambio, in questi rapporti fissi? Ce serait les autorités publiques, ce serait les États qui en décideraient et non pas le marché. Sarebbero le autorità pubbliche, gli stati a deciderli e non il mercato. Alors ça c'est un exemple, mais évidemment il y a d'autres problèmes qui se posent pour l'avenir en matière de financement, et je pense surtout au financement des investissements nécessaires pour assurer la transition écologique. E poi ci sarebbe il problema del finanziamento di altre cose, penso soprattutto al finanziamento di quella che sarebbe la transizione ecologica. Les marchés financiers sont incapables de prévoir des financements de très long terme. I mercati finanziari sono incapaci di sostenere, di prevedere degli investimenti a lungo termine. C'est la raison pour laquelle les États ou des blocs régionaux comme l'Europe doivent prendre la main sur le financement de ce type d'investissement. È per questo motivo che gli stati o dei blocchi regionali come l'Europa devono prendere in mano la questione per finanziare lo sviluppo. E donc c'est un autre niveau d'action, un autre niveau concernant donc le système de financement international. Et puis il y a un dernier niveau qui est le financement plus local, je vais en dire un mot. E questo appunto è il livello più alto. Poi c'è un altro livello di rifinanziamento che potremmo definire più locale. Si l'on dit qu'il faut produire là où on consomme, et si on veut raccourcir les circuits de production, il faut une finance de proximité. Cioè appunto quello che dice che bisogna produrre dove si consuma. Per fare questo c'è bisogno di una finanza di prossimità. E donc là on peut imaginer que des financements davantage solidaires, comme on le dit maintenant, puissent être appropriés a ce type d'investissement. In questo senso potremmo immaginare che dei modelli di finanza solidale siano adatti a questo tipo di sviluppo. Alors voilà peut-être les principales mesures. Il y en a bien d'autres que je pourrais évoquer, comme la séparation des activités au sein des banques. Je crois que Aldo en a parlé. Queste sono alcune delle riforme che si potrebbero proporre, sono le principali, ce ne sono altre che si potrebbero mettere in campo, come per esempio la separazione all'interno delle banche delle attività speculative da quelle di credito, ma credo che Aldo ne abbia già parlato. La taxation des opérations financières internationales. Et la tassazione delle operazioni finanziarie internazionali. Mais je voudrais terminer sur un point qui me semble essentiel, qui concerne le rôle qu'ont joué les grands investisseurs internationaux dans le monde de l'entreprise. Ma vorrei concludere con una cosa che mi sembra fondamentale, cioè il ruolo dei grandi investitori internazionali nelle imprese. Ce sont ces investisseurs qui sont à l'origine de ce que l'on a appelé la création de valeur pour les actionnaires. Sono gli investitori che hanno creato quello, cioè che hanno generato quello che noi chiamiamo la creazione di valore per gli azionisti. Et donc à l'origine de la norme financière des 15% exigée dans les entreprises. E dunque all'origine della norma finanziaria del 15% richiesta oggi nelle imprese. Et cette norme financière, depuis le début des années 90,
a bouleversé l'organisation du travail et le marché du travail. Questa norma, nel momento in cui è stata introdotta, ha completamente sovvertito il mercato delle imprese e il mercato del lavoro. E donc là aussi on voit la façon dont le monde financier agit sur l'économie réelle, pas simplement à travers les grandes secousses systémiques, mais aussi à travers, je dirais, le quotidien du travail. E questo è anche il modo in cui la finanza ha condizionato l'economia reale, attraverso, cioè toccando persino le dimensioni più quotidiane del lavoro. E donc c'est aussi à ce niveau quotidien, celui du monde de l'entreprise, qu'il faut réfléchir si on veut changer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du travail. E pertanto, partendo anche dalla riflessione di questi effetti a livello quotidiano, bisogna aprire una riflessione su quello che questo sta generando nel mondo del lavoro. E cela passe probablement par de nouvelles formes de partage du pouvoir dans l'entreprise et donc aussi du partage des résultats de l'activité économique. E questo dovrebbe passare, a mio giudizio, dalla divisione dei poteri all'interno dell'impresa e anche alla divisione degli utili, all'interno dei soggetti dell'impresa. E je crois que ces messages sont surtout importants à adresser aux plus jeunes pour qu'ils aient une autre vision du monde du travail, du monde aussi de la société qu'on leur prépare. Je crois qu'il y a des messages très importants à faire passer en tant que formateur, en tant qu'universitaire, en tant que parent, pour que les changes aussi, pour que les choses changent à ce niveau-là. E questo mi sembra particolarmente importante da dire a dei giovani, perché sarà centrale nella società che si prepara loro. E questo lo dico, va detto a livello di genitori, a livello di professori, perché questo è lo scenario che si prepara. Il faut changer notre regard sur l'argent et le travail. Voilà la conclusion peut-être de ce que je voulais vous dire ce soir. Bisogna cambiare appunto la nostra visione del denaro e del lavoro. E questo è la conclusione di quello che vi voglio dire. Merci beaucoup de votre attention. Grazie mille. Si ragiona di finanza, provo a dire qualcosa sperando che sia sensato, insomma. Anche perché io sono un uomo di parte e quindi cerco sempre di capire tutto quello che succede, che effetto ha nei confronti del lavoro e dei lavoratori. Sembra una cosa minima, però insomma. Allora, io la vedo un po' così, insomma, dal lato degli effetti, cioè postulato che sia vero su quello che ci siamo sentiti dire, non ho strumenti tali da poterli tecnicamente dal punto di vista economico confutare la cosa, cioè però che effetti questa sorta di ipercapitalismo ha prodotto rispetto al lavoro e rispetto al mercato del lavoro? Io penso che abbia prodotto degli effetti, che questi effetti siano stati profondamente negativi e che siano incisi, che stanno incidendo non solo sulle condizioni materiali delle persone che lavorano, ad esempio dal punto di vista delle dinamiche salariali, paradossale dire che negli ultimi 10 anni c'è stata una perdita del potere d'acquisto dei salari, e a questa perdita del potere d'acquisto dei salari mediamente in Europa corrisponde invece un aumento dei profitti da parte delle imprese, un aumento della precarietà nel mercato del lavoro. Il mercato del lavoro è diventato sempre più precario, instabile. Questa cosa si è scaricata soprattutto sui più giovani, per cui abbiamo leve di giovani a livello europeo, indipendentemente poi dalle politiche che vengono fatte nei singoli stati, perché evidentemente ormai la dimensione nazionale nell'affrontare temi di questa natura ha perso gran parte della sua efficacia. Però di fatto
c'è stato un tale intervento dal punto di vista della cattiva redistribuzione anche del lavoro che rischia di avere effetti dal punto di vista sociale non solo per l'oggi, ma effetti devastanti anche per i prossimi decenni. Pensiamo ad esempio al tema delle pensioni. Discutiamo tanto quando uno entra o esce, quando si potrà andare in pensione, bisognerebbe più una discussione con quanto quella persona potrà andare in pensione. E se parliamo dei più giovani, abbiamo delle proiezioni che ci dicono che dopo una vita di lavoro e di precarietà rischiano di andare in pensione con 400, neanche 500 euro al mese. Per cui questo ipercapitalismo sta producendo danni per l'oggi, ma rischia di produrre danni che sono differiti e sono trasferiti in un periodo medio lungo. E quindi io penso che ad esempio il tema della politica, la politica abbia l'obbligo di alzare un po' lo sguardo e di tentare anche di introdurre delle soluzioni che abbiano un respiro politico diverso rispetto a quello che può essere una legislatura e un mandato elettorale, e mette in campo invece ragionamenti che hanno un minimo di più consistenza e più profondità. Perché dico questo? Perché la regressione oggettiva che ha, che ha vissuto e che sta vivendo il lavoro, ad esempio tema assoluto il mancato riconoscimento del suo valore sociale, sta avendo degli effetti molto molto forti anche nel sistema della rappresentanza, sia nel sistema della rappresentanza sociale sia nel sistema della rappresentanza politica, e in questo caso parliamo dei partiti della sinistra. Cioè non è indifferente il fatto che dentro questo ciclo tutte le sinistre europee oggi siano all'opposizione e coloro che governano i singoli stati siano, poi ci auguriamo che la Francia a breve, incrociando le dita, possa rappresentare un'anomalia, ma rischia di essere una monomania all'interno di un continente dove agli effetti di questo ipercapitalismo corrisponde anche dal punto di vista politico un'oggettiva sterzata a destra di quelli che sono le... Per cui la cosa con la quale noi ci troviamo a misurarci è una cosa un po' paradossale, che un po' i professori, io mi piace questo passaggio anche dei cattedrati universitari, perché immediatamente non ho pensato, ho pensato al Presidente del Consiglio Monti, insomma, un po' i professori, un po' una cultura, che è diciamo una monocultura, un po' una cultura economica, un po' molto una cultura politica, che è una cultura oggettivamente di destra, rischiano non solo di non dare le soluzioni per affrontare queste criticità, ma rischiano di accentuarle pesantemente con tutti gli effetti. Io ve ne dico una su tutte, io mi chiedo, abbiamo visto la vicenda vergognosa della Grecia, dove c'è stato un accanimento sociale nei confronti dei lavoratori, dei cittadini greci senza precedenti alcune, senza che si levasse a livello europeo un grido di allarme, di solidarietà nei confronti di quel popolo. Secondo me si sono incazzati anche poco, però, e mi chiedo ad esempio in Italia, adesso cioè, oggi ho fatto a Milano l'assemblea degli esodati, che sono quei lavoratori che hanno fatto gli accordi per uscire incentivati dalle aziende, spesso spinte dall'azienda a farle, oggi non hanno più un lavoro e non hanno una pensione. Gli hanno innalzato l'età pensionabile, quindi gente che esaurisce gli ammortizzatori sociali e che avrà altri 5-6 anni di lavoro. Naturalmente a 58 anni a Milano sfido chiunque a trovare un lavoro che gli consenta di pagare i contributi per andare in pensione. Numero quantificato a livello nazionale 150.000 persone. Se una famiglia media italiana è fatta da tre componenti, vuol dire che siamo di fronte a 750-800.000 persone. Basterebbero questi che si incazzassero e si dessero tutti un giorno appuntamento da qualche parte per pochi piacere. Questo paese, cioè, per cui anche questo ipercapitalismo ha prodotto un'altra cosa, la rassegnazione di coloro che continuano a prenderle, e noi facciamo un'enorme fatica anche, per cui vengo al filmato dello sciopero, e ragazzi, fa scioperare la gente, intanto spesso e volentieri, proprio per il modello dell'ipercapitalismo, lo sciopero contro chi lo fai contro i governi che non contano più nulla, li fai contro le grandi aziende che spesso hanno le loro sedi, i loro cervelli ce ne hanno a 7-8.000 km dalla piazza dove stanno manifestando. Contro chi lo fai? Lo fai contro l'informazione. Cioè c'è un problema anche della materialità. Una volta il conflitto di classe presupponeva che ci si guardasse nelle palle degli occhi, adesso neanche in teleconferenza, per cui c'è un problema anche dal punto di vista di come sviscerare il conflitto, come
come articolarlo, attraverso quali forme, soprattutto individuando quali obiettivi. Ho l'impressione che questo ipercapitalismo abbia anche un po' atrofizzato tutto, nel senso che sono considerazioni così, insomma. Per arrivare a dire che cosa? Che non solo questo modello ha spogliato la rappresentanza sociale e politica delle sue funzioni, ma sta progressivamente spogliando di ruoli il governo e i parlamenti, cioè le assemblee elettive. Non so, adesso speriamo che recuperino qualcosa sul piano di riforma del mercato del lavoro, facciano qualcosa, insomma, ma se affrontiamo i temi dentro una dimensione globale come quella a cui faceva riferimento il professore, ci accorgiamo che il primo problema che abbiamo di fronte è che non abbiamo delle istituzioni, non abbiamo delle sedi democraticamente elette in grado di, come dire, farsi carico del problema individuando delle possibili soluzioni, per cui le soluzioni spesso rischiano di essere delle suggestioni di carattere culturale e intellettuale. Ma io, che sono pragmatico perché la mia vita di sindacalista mi costringe a farlo, non riesco mai a vedere come queste suggestioni intellettuali riescono a trovare poi una sede nella propria applicazione di carattere concreto. E io, come dire, questo lo vivo con una certa sofferenza, perché guardate che quello che pone il professore all'interno del libro è una questione che a me inquieta molto, nel senso che io parto da un presupposto che il modello capitalistico è di per sé un modello di natura autoritaria e antidemocratico, e che questo suo essere autoritario e antidemocratico è stato nei decenni precedenti è stato, diciamo così, attenuato attraverso questi grandi compromessi sociali. Qualcuno parlava del compromesso socialdemocratico tra capitalismo e lavoro. L'esplicitazione di questo compromesso è stata la grande idea del modello sociale europeo, del welfare state, la crescita delle grandi socialdemocrazie. Beh, la dimensione intrinseca di questo ipercapitalismo è una dimensione che prescinde da un modello di carattere adattativo. Cioè, che compromesso si può fare con l'ipercapitalismo? Con la sua dimensione e le sue dinamiche? Appunto. Che tipi di compromessi si possono fare con questo modello di capitalismo? È una cosa molto complicata, perché un modello di capitalismo non costruito attraverso la cosiddetta economia reale è un'altra cosa, un'altra dimensione, un altro schema di ragionamento. Per cui, alla fine, se anche la sinistra pensa di adattare qualcosa, cioè di sistemare un po' questo sistema per renderlo un po' più presentabile, alla fine risulta inefficace. Alla fine risulta che ci troviamo di fronte al paradosso dove non si capisce dove stiano le politiche di destra e quelle di sinistra, perché anche le politiche di sinistra stanno dentro una dimensione e il tentativo di adattare qualcosa che è di per sé intrinsecamente inadattabile, perché rifiuta lui un compromesso, non ha bisogno del compromesso, è un sistema di rottura. Lo dico perché tutta questa sua autorità e questa sua antidemocraticità l'ha disvelata dentro la crisi finanziaria, perché la crisi, io l'ho sempre considerata una crisi di natura redistributiva, non finanziari. In questo caso i mercati finanziari, i debiti sono stati utilizzati per coprire il fatto che questo modello prevede un meccanismo redistributivo molto simmetrico, tutto a vantaggio delle imprese, tutto a vantaggio dei profitti e tutto a perdere per quanto riguarda i salari. Come si è riuscito negli Stati Uniti a compensare una divaricazione che rischiava di essere socialmente confliggente? Lo si è creato attraverso l'esplosione del debito privato, che poi è diventato debito pubblico, perché quando le banche si sono trovate in pancia sta roba hanno detto mica la devo pagare io ho dato i soldi, ma se non me li restituisci intervenga qualcun altro, per cui hanno deciso di far fallire una banca, poi tutte le altre l'hanno salvata, e quindi c'è un problema di carattere redistributivo qui dentro. E io penso che questo sia un problema che a me francamente preoccupa, perché anche una dimensione della rappresentanza sociale sta dentro un modello, diciamo, di compromesso sociale tra le parti. Poi il compromesso secondo delle condizioni dei rapporti di forza può essere più spostato a vantaggio del lavoro, a vantaggio delle imprese, ma sta dentro un'idea di compromesso. Ecco, questo modello è un modello che prescinde dal compromesso sociale. Allora il tema è, come dire, non possiamo cambiarlo, dobbiamo abbatterlo. Per cui, e vado alla conclusione,
Io sono assolutamente convinto che una critica debba essere fatta, non può che essere una critica culturale, politica, sociale, per rimettere in moto una dimensione anche di un'azione della sinistra, di una sinistra politica e sociale che non ha più senso se ragioni in una dimensione di carattere nazionale o locale. Quindi c'è il tema di come riusciamo anche dal punto di vista del sindacato a individuare delle sedi di rappresentanza, delle luoghi di negoziazione che siano quantomeno perlomeno di carattere europeo. Qui stiamo a discutere sul contratto collettivo nazionale di lavoro che va salvaguardato, io sono d'accordo, qui sarebbe bisogno di un contratto collettivo di carattere europeo, perché questa roba qui non la leggiamo più, in queste condizioni non la leggiamo più. E io penso che dentro questo ragionamento qualche aiuto ci possa derivare. Intanto dal documento dei progressisti europei, vorrei sapere da parte del professor Morena che tipo di giudizio dà di questo documento, lo considero un passo in avanti. La sinistra è stata zitta rispetto alle ragioni della crisi, adesso mette in campo, come dire, un documento che tenda a riprendere un'iniziativa, voglio capire se siamo, in che cosa siamo. E poi, visto che questa sera c'è anche un'importante partita, io dico in questo caso mi considero internazionalista, vorrei sapere, sono molto interessato a quello che succede in Francia dal punto di vista elettorale, perché al di là del fatto che non ho mai creduto al socialismo in un solo paese, però se in Europa riuscissimo a battere un segnale positivo, almeno in una realtà, la Francia, nella quale poter testare anche... che non è l'ultimo paese nel quale poter tentare di introdurre alcuni elementi che vanno in controtendenza rispetto a, diciamo, questa valanga che ci viene addosso, non lo considereremo sicuramente positivo. E quindi vorrei sapere anche ultimo aspetto, dobbiamo naturalmente ragionare non potendo questo sistema abbatterlo, io penso che qualche elemento però di contraddizione al proprio interno potremmo porre. Allora, un elemento di contraddizione che veniva in mente è questo: stiamo parlando dell'ipercapitalismo, del ruolo della finanza, ma ad esempio un ruolo, io sono molto d'accordo, di partecipazione all'interno dell'impresa, però per questo ci vorrebbe anche una legislazione europea di sostegno a meccanismi partecipativi. E dall'altra parte il ruolo dei fondi previdenziali, stiamo parlando dei fondi previdenziali, quelli gestiti dalle organizzazioni gestite dalla rappresentanza dei lavoratori insieme alla rappresentanza modello Chrysler Stati Uniti, dove a un certo punto in un mondo dove c'è sempre più penuria di denaro c'è qualcuno che dice ci sono questi soldi, sono i soldi dei lavoratori e delle imprese, sono qui, possono essere utilizzati, vogliamo discutere di come questi soldi possono essere cioè è un modello che non è un modello banca, ma è un modello dove all'interno di un meccanismo, di un monolite, cominciamo a introdurre alcuni elementi di dialettica anche dal punto di vista della gestione dei principi, in questo caso rappresentati dal mondo del lavoro, anche dal mondo del lavoro. Qualcuno in passato aveva parlato di democrazia, è una forma, diciamo, aggiornata anche di democrazia economica. Vorrei capire se questi elementi possono giocare positivamente in una battaglia sulla quale noi saremo chiamati a fare la nostra parte nei prossimi anni. Grazie. Lascio un po' protetta, lascerei la parola a Vittorio Cardini, che magari ci dà un inquadramento un pochino più tecnico con la possibilità di proiettare delle immagini. Grazie. Vi ringrazio per aver ascoltato parlare qua stasera. Mi trovo d'accordo con molte delle considerazioni che sono state fatte sia dal professor Boren, sia dal professor Giannuli e anche da Rosati. Mi trovo un attimo in difficoltà, ma volevo forse un attimo riportarvi, uso questo aggancio per riportare un po' quello che volevo dirvi questa sera brevissimamente, un po' anche per ritornare sul tema dei mercati finanziari, che è il discorso con chi ci incazziamo, cioè ci incazziamo con il derivato, che senso ha? Ecco, allora, secondo me una delle cose importanti, e vi parlo da giornalista che tutti i giorni analizza, scrive, interpreta, tenta di interpretare, parla con gli operatori del mercato, capire e tentare di spiegarvi che cos'è il mercato finanziario, perché secondo me se ne parla sempre tantissimo, ma
io credo veramente poco che ormai sia una cosa un mercato finanziario, perché noi siamo diciamo abituati, e lo facciamo anche noi come giornale, a mettere la solita immagine, la borsa crolla, e vedete il solito operatore di Wall Street con le mani nei capelli, o magari non ce li ha più, con il grafichetto eccetera, dice oh mamma mia, è andato giù tutto. Oppure quando la borsa sale, ecco che c'è un po' di euforia, e vediamo questo diciamo omino davanti a uno schermo che invece è felice eccetera. Se invece mandiamo un attimo una slide, adesso mandami quella lì, volevo fare vedere solo questa, ecco, forse non, se chiudete la luce si vede meglio. Il mercato finanziario ormai è questa roba qua, cioè i mercati finanziari sono quello che io definisco dei tecno mercati finanziari, cioè questa immagine della presenza dell'uomo che opera e che è attivo eccetera è veramente un'immagine che va bene per una percentuale minima dei mercati finanziari. La esplosione del mondo, poi vi spiego un attimo che cos'è perché è divertente questo grafico. L'esplosione dei mercati finanziari, come giustamente ha indicato il professor Morin, avviene di pari passo con l'evoluzione della informatizzazione del nostro mondo. Cioè, più c'è stato l'esplosione delle reti di internet, ovviamente non l'internet che conosciamo noi, ma delle reti digitali, dei software, degli hardware e della modellistica matematica che è servita a produrre tutto quello che è stato spiegato prima, ecco che c'è stato questo boom. Perché quando io nel 2007 leggevo che il mutuo della Mrs. Smith di Chattanooga, Tennessee era finito nella gestione patrimoniale del signor Rossi di Abbiate Grassi Inferiore, io mi chiedevo, ma come cazzo è successo? Cioè, ma com'è possibile? Cioè, non è che è la globalizzazione, ok, ma la globalizzazione come permette? Ecco allora che un aspetto di cui si parla troppo poco e che per l'altro poi permetterebbe anche di rispondere a molte delle domande con cui ci si incavola è quello dell'aspetto, ripeto, tecnologico dei mercati, che non è il naif scienziato, peraltro anche premio Nobel, Schultz o Merton, appunto della famosa formuletta Black and Schultz, che ormai per chi fa questo mestiere è diventato una banalità terrificante, perché è veramente un qualcosa che ormai è per apprezzare il valore dell'opzione, ma sono veramente cose ormai superatissime. Ebbene, non è più questo, è un qualcosa che è sistematicamente presente. Questo che vedete qua, tanto per avvisare un po' e poi un altro metà, non è semplicemente altro che un grafico in cui voi vedete il titolo di un'importante azione che si chiama Apple, credo che tutti sappiate che cos'è la Apple, dove quelle linee che sono le linee blu indicano banalmente, in un tempo che è brevissimo, perché lo vedete là sotto, se non lo vedete ve lo dico io, sono pochi secondi, saranno una quarantina di secondi, in cui vengono emessi tutta una serie di ordini al ribasso da parte di particolari operatori finanziari, che sono gli algo trader, per fare che cosa? Per influenzare la quotazione di questo titolo. È successo venerdì, in circa 9 secondi questo titolo ha perso, è passato da $500 a $544. Qui, dove c'è quella freccia, è avvenuto il trade, cioè è avvenuta la composizione tra tutte le proposte di acquisto avvenute ai livelli più bassi, come voi vedete che sono quelli blu, e qualcuno che alla fine è, come dire, un po' abboccato e ha comprato quel titolo. Cosa è successo? Che ovviamente successivamente chi ha visto quel titolo così basso, sapendo quali erano le vere quotazioni, ha subito ricomprato e ha fatto una fantastica plusvalenza. Questo è un esempio su una grande titolo azionario come Apple, che poi adesso quota circa $600 per azione. Ve l'ho voluto far vedere perché è un po' una sorta di estremizzazione di quello che è il mondo dei mercati finanziari adesso. Pensate che, secondo per esempio alcune indicazioni della Bank of England, il 60-70% delle transazioni, dei volumi, delle transazioni
che avvengono sui mercati americani avvengono attraverso delle micro compravendite, cosiddetto flash trading, che sono queste cose qua, il 60-70%, dove non c'è l'intervento umano. Non c'è l'intervento umano, sono modelli matematici in cui vengono introdotti, bisognerebbe stare delle ore a spiegarlo, però ve lo dico proprio in maniera banale, tutta una serie di variabili con riferimento a quelle che sono le valutazioni che fanno i matematici, perché sono i matematici che stanno dietro a queste tipologie di attività, con riferimento ai tassi di interesse, con riferimento per esempio alla volatilità del titolo stesso, con riferimento all'inflazione, con riferimento agli indici sulla fiducia delle imprese, dei consumatori, eccetera, buttano tutto dentro attraverso dei sofisticatissimi algoritmi. Io sono stato a vedere vari di questi fondi, ho anche visto come elaborano queste metodologie, per poi arrivare a fare delle micro operazioni. C'è un fondo, pensate, negli Stati Uniti che si chiama Medallion, che esplicitamente non assume nessun economista, magari una cosa positiva, adesso mi scuso con il professor Monet, ma magari non è così negativo, non lo so, comunque gente che non ha nessun riferimento con il mondo dell'economia o comunque con il mondo di un'analisi delle società e chiede soltanto fisici, PhD di matematica. Perché? Perché il loro ragionamento è questo: a noi non interessa capire quanto vale un'azienda, se il bilancio di un'azienda significa un certo valore dell'azione. A noi interessa soltanto pensare a questa azienda come un numero, un bit, ok? Se noi facciamo tutta una serie di analisi storiche e guardiamo con tutta una serie di, ma, diciamo, processi stocastici, cioè di analisi su quello che è la statistica di quel titolo, come si è mosso nel precedente passato, 10 anni, 8 anni, eccetera, possiamo tentare, questo è il loro meccanismo, e pare che ci riescano perché fanno un sacco di miliardi di dollari di gestito, possiamo tentare di capire non tanto dove andrà il titolo da qui a nei prossimi due giorni, ma in un tempo T0, T1, sempre più breve, un millesimo di secondo. Perché? Perché se io riesco a interpretare, a fare migliaia di queste tipologie di operazioni e interpretare dove si muove, verso l'alto, verso il basso, con un tempo sempre più breve, io cosa faccio? Elimino qualsiasi variabile che non è, diciamo, definibile quantitativamente, uno sciopero dei lavoratori, una stupidaggine che scrive un giornalista che magari sbaglia un numero e fa crollare il titolo, eccetera, e in questo modo, eliminando le variabili esogene che io non inserisco nel modello matematico, ecco allora che tento e riesco quasi a far diventare possibile l'impossibile, prevedere il futuro guardando con lo specchietto del retrovisore. Questi fanno migliaia di queste tipologie di operazioni e fanno abbastanza soldi. Questo, partendo da questo esempio pratico, quello che è importante sottolineare è questo. La finanza, e qui ritorno al discorso che ci faceva prima, la finanza è un mondo che è autosufficiente, cioè perché ha queste esplosioni, anche ovviamente oltre a quello che sto detto già in precedenza, ma a me interessa sottolineare questo aspetto, perché ha questa forza e ha questa rilevanza? Perché è autoreferenziale, perché vive, muore all'interno del mondo digitale, non ha bisogno di uscirne, perché alla fine questo mondo finanziario, che noi continuiamo a pensare come l'omino che fa l'operazione, eccetera, è un mondo che, ovviamente io sto un po' lanciando una provocazione, però io ci tengo perché non se ne parla, se ne parla troppo poco, è un mondo che riesce ad avere una sua autoreferenzialità in quanto non ha bisogno di uscire da questo mondo digitale, perché è semplicemente numero, ok? Le transazioni ormai sono semplicemente numeri, sono i codici binari. Perché ha avuto questa esplosione rispetto al... è andato di pari passo col mondo della informatizzazione? Perché il mondo finanziario è qualcosa che si sposa al massimo della potenza con il codice binario 001 dei computer.
E questo, guardate, non è un qualcosa che poi riguarda soltanto casi eccezionali, perché uno potrebbe, l'obiezione si fa, sì, vabbè, ma l'arco trader è una cosa specifica. No, non è vero, perché ormai, io l'ho visto negli ultimi 4-5 mesi della crisi finanziaria, non si operava più, non si comprava o si vendeva con riferimento a, diciamo, un considerare il paese creditore che ha un certo debito, aveva un certo rating oppure no, al di là del fatto che le agenzie di rating siano, diciamo, poco attendibili, ma si guardavano soltanto dei meccanismi di correlazione, di nuovo matematica, tra l'andamento, per esempio, di un indice, quale per esempio quello di Piazza Affari, quello che non so se sapete come si chiama FTSE MIB, che sono le 40 più importanti società italiane quotate, e l'andamento dello famoso spread, o spread come dicevano i napoletani, che ha fatto anche la pompa per il capodanno, forse mai il nome più azzeccato. Guardate che è una cosa, io purtroppo non ce l'ho qua, ma è una cosa veramente impressionante. Appena c'era un balzettino all'insù dello spread, non so, andava questi famosi, questi mitici 310 punti, era automatico che il FTSE MIB scendeva. Non sto adesso a spiegarvi le motivazioni tecniche, ci sono, però lì non è che c'era l'omino che guardava e diceva, oh, non è che, non immaginatevi una sala trading in cui c'è il tizio che, oh guarda, occhio, è salito di un punto, allora vendi il FTSE MIB perché ci sono le banche che hanno i titoli di Stato in pancia e quindi ecco che c'è il problema dello spread che sale e quindi l'eventuale minusvalenza per le banche. No, ci sono dei sistemi, io l'ho visto perché sono andato un po' a guardare, ci sono tutta una serie di sistemi matematici in cui a un certo livello dello spread tu vendi, a un certo livello dello spread che sale tu compri, e questo vale per tutti gli asset, perché questa banale correlazione inversa esiste per tutte le correlazioni, per il mondo delle commodity, per le valute, eccetera. Questo è ovvio, un altro esempio pratico per, di nuovo, dalla pratica, perché poi questo io quello che faccio, tornare a un discorso più generale. Noi dobbiamo capire, comprendere, che i mercati finanziari sono un qualcosa che ha un'insita in se stesso, ormai una struttura e una potenza tecnologica che è incredibile e che se non la si comprende, io mi permetto di dire, tutte le Tobin Tax, tutte le richiami ai Bancor di Keynes che io condivido, ho l'impressione troveranno, come dire, un ostacolo inatteso. Bisogna fare molta attenzione perché, abbiamo detto, l'evoluzione della rete widespread, quindi di internet, che è andata di pari passo con le piattaforme tecnologiche per investire. E se potessi mandare quella slide dove l'ultimo poi mi interrompe, mi taccio perché ci sono risposte più interessanti. Vabbè, comunque, questa esplosione delle piattaforme alternative ha fatto sì che Piazza Affari, quella che noi abbiamo qua a Milano, no? Non sia più il centro degli scambi. In Europa queste piattaforme alternative sul modello americano sono diventate le piattaforme di privati. Voi, se vi dico di nome, non sapete neanche di cosa sto parlando, Chi-X, Turquoise, Bats, sono delle piattaforme di privati elettroniche dove voi, non voi, dove gli istituzionali, gli investitori istituzionali entrano e fanno le loro operazioni. E vanno a comprare i titoli di Stato, i titoli delle azioni e tutto il mondo finanziario che noi conosciamo, mettendo in qualche modo pian piano da parte i cosiddetti mercati, quelli classici che noi conosciamo. Questa esplosione delle piattaforme alternative, quindi l'hardware, supportata dai software che gestiscono tutti questi meccanismi di compravendita, alle cui spalle ci sono i modelli matematici, da Black and Scholes 1973 al 2012 sono stati fatti passi in avanti enormi, tutto il discorso coppole gaussiane, prima c'era la risata ovviamente, la coppola che fai ti poi stai mirando qualche, e poi sì, vabbè, ma non interessa, eccetera.
Questo è un errore enorme, perché in realtà non si fa formazione. Scusate, in questo senso diceva la critica ai giornali. La critica ai giornali la faccio quando non si fa innanzitutto capire che noi siamo di fronte a un qualcosa che non è più un qualcosa così facilmente gestibile e comprensibile, per cui ci vuole un upgrade di competenza. Allora, tutto questo discorso, per dire poi alla fine sì, ok, il mondo dei mercati finanziari in realtà sarebbe meglio configurarlo come un computer e non come un uomo, il mondo dei mercati finanziari e dei titoli sarebbe meglio configurarlo come modelli matematici, come software. Ovviamente non è solo questo, ripeto, la mia è un po' una provocazione, ma io ci tengo perché se ne parla veramente dopo poco. A cosa ci può portare? Beh, io innanzitutto comincio a dire che se quelle piattaforme tecnologiche che adesso private sono diventate il 25% per esempio della market share, della quota di mercato sugli scambi dei derivati, il discorso del professore, in Europa, e sono delle piattaforme elettroniche private e hanno superato il London Stock Exchange, la più grande piattaforma mondiale per derivati, diciamo, tradizionali, io dico, bisogna, questa è la mia opinione personale, fare in modo che questi soggetti vengano limitati nella loro operatività. E uno chiede, ma come? Come è stato possibile? Qual è stato il passaggio che ha permesso questa cosa? Beh, alcuni professori me lo dicono, alcuni operatori me lo dicono, poi però lo devo sempre scrivere io tra le righe, perché se poi viene troppo fuori. Allora, c'è un passaggio fondamentale, che è la MiFID, che è questa direttiva sui mercati finanziari, che ha permesso quello che è il superamento della concentrazione degli scambi. Fino a quando non c'era questo meccanismo di superamento della concentrazione degli scambi, gli scambi potevano essere regolati, ovviamente, poi si possono fare anche tutte le schifezze che si vogliono sui mercati non regolati, però uno dei capisaldi è il superamento della concentrazione degli scambi. Che anno è? 2007, il momento in cui c'è il salto vero proprio 2007. Ebbene, questo meccanismo secondo me deve essere riportato indietro. In qualche modo bisogna riuscire a riportare almeno quelli che noi consideriamo gli asset più importanti, quindi debito pubblico, quindi adesso dire quali titoli e quali asset è difficile, però quello che consideriamo importante perché appunto non si mangi l'economia reale. Qui tento alcune risposte su quelle domande che avevamo effettuate. Devono essere riportati come elementi di scambio all'interno di borse che hanno, diciamo, che hanno scambi concentrati, perché soltanto così la borsa, che non deve essere secondo me demonizzata, può tornare a diventare quello in cui quel meccanismo in cui una società che magari non ha dalla banca il finanziamento può trovarlo attraverso capitale di rischio, e poi dove degli operatori, secondo regole ben precise, secondo scambi ben precisi, possono valutare o meno che quel titolo vale tot in funzione del fatto che produce tot, che ha un bilancio tot, che ha un utile tot, eccetera, eccetera, eccetera. Questa per esempio è una risposta che io, su cui ho ragionato e completamente mi sento di poter dare. Un'altra risposta, sempre un po' più a livello globale, è questa. Bisogna, anche per rompere questo meccanismo degli aspetti tecnologici, fare una separazione, non sono sufficienti le Chinese Wall, cioè i muri cinesi, fare una separazione netta, come era nello Steagall Act del 1983, successivo alla Grande Depressione, è voluta tra le banche commerciali e le banche di investimento. Ci deve essere una separazione netta, non si può continuare a sperare che la banca commerciale, se fa la banca di investimento, in qualche modo poi non sia portata a cercare la famosa regola del 15. Questo però cosa comporta? A parte il fatto che mi viene da dire, e poi veramente chiudo, qui mi spiace la sinistra ha le sue colpe, non quella italiana. Ma guardate che la grande parte della grande deregolamentazione degli Stati Uniti arriva sotto Bill Clinton, e anche questo attuale presidente americano, in cui io ho sperato tanto, subito quando ho visto che Summer, cioè uno dei grandi
lobbisti americani vicino a Wall Street, che è stato quello che ha fatto la deroga alla legge, perché la Stiglitz è stato abrogato, se non mi ricordo male, non vorrei l'indagine, attorno al nel 2000, per fare però la fusione tra City e State Street, se non mi ricordo male, però la seconda banca non vorrei confondere, comunque per permettere a City di diventare quello che adesso è City Group. Bene, ci fu una deroga di 2 anni allo Stiglitz. Allora, chi è che la fece? Questa la fece Summer. Io quando ho visto che Obama si è infilato nella sua gruppo di economisti e di consiglieri, questo uomo subito ha detto aia. E infatti lui aveva una grandissima occasione subito dopo il crollo di Lehman per fare, per esempio, questa banale, diciamo, banale, non banale, però poteva farlo in quel momento, aveva la forza, secondo me, popolare dietro, anche socio-economica, della gente che diceva basta, e fare questo break up, fare questa separazione. Invece no, hanno voluto un compromesso, la lobby finanziaria di Wall Street ha fatto il suo gioco, Summer ha giocato le sue carte e si è arrivato a quello che io definisco acqua buttata contro lo scoglio, che è la legge Dodd-Frank, venduta come grande riforma capitale di sistema di Wall Street, ma che secondo me veramente è una presa in giro, perché addirittura il Volcker, che è precedente presidente della Federal Reserve di Greenspan, che poi è stato quello prima di Bernanke, Volcker ha potuto introdurre solo un limite alla partecipazione hedge fund o fare il trading proprietario da parte delle banche, ma sono palliativi, e lì è stata persa una grandissima occasione. Quindi il messaggio, se vi volete, alla fine che volevo darvi e concludo, è questo: bisogna innanzitutto fare uno sforzo per, e questo lo dico alla sinistra, lo dico ai professori, lo dico a chi scrive di queste cose, per capire che ormai non è, cioè, questi mercati sono qualcosa di più, e che bisogna imparare a conoscerli veramente, perché sennò poi le soluzioni sono veramente un po', secondo me, dei palliativi che perdono l'efficacia. E poi avere, questo è l'ultimo messaggio che volevo lanciare, ben preciso questa, secondo me, come dire, immagine. Guardate che, io non sono un luddista, ci mancherebbe altro, però guardate che dire io riformo i mercati, ma se i mercati sono un qualcosa strettamente connesso, come io credo, ma come chiunque si attenta in queste cose poi non può non accorgersi, alle tecnologie, allo sviluppo tecnologico, è per questo che vi ho fatto vedere Apple. Quanto, io mi chiedo, lo chiedo anche al professor Moren o agli altri relatori, quanto, ma sì, ho avuto questa provocazione, quanto anche Occupy Wall Street è favorevole a rinunciare ai pad? Quanto Occupy Wall Street è favorevole a rinunciare a internet? Ora, che io non sono ludista, non voglio demonizzare, ci mancherebbe altro, però c'è una stretta connessione tra l'esplosione del mondo finanziario così come noi lo conosciamo e il fatto che noi adesso qua possiamo vedere su internet o possiamo, diciamo, legarci e fare interconnessione e di questo tipo. C'è una strettissima connessione, quindi tentare una riforma di questo mondo non è assolutamente così semplice, anche perché se molta gente non va in piazza non si incazza, e anche perché magari gli basta mettersi le cuffiette, pensare che il suo mondo è così, purtroppo, sapete, a me ho fatto delle richieste e io ho trovato dei ragazzi giovani soprattutto che, piuttosto che diciamo rendersi autoconsapevoli del fatto che erano dei sfruttati e quindi mettersi insieme con i loro capi, quelli più anziani dicono: ma cosa volete che vi dica? Ma loro dicono che ce la fanno da solo, è sempre lì che chattano su internet. C'è anche qui un legame, ci porterebbe lontano, questa è un'analisi più sociologica. Però ecco, non sottovalutiamo questo aspetto tecnologico. Gli chiederei in pochi minuti, se possibile.
redonner la parole, il est un peu tard maintenant, mais je vais essayer d'apporter des compléments par rapport à ce qui vient d'être dit et peut-être quelques réponses supplémentaires. Grazie per avermi ridato la parola e nonostante sia un po' tardi proviamo appunto a cercare di vedere qualche soluzione, qualche commento alle istanze che sono state portate. Je voudrais d'abord revenir sur ce que monsieur Carlini vient de dire. Vorrei innanzitutto ritornare su quello che il dottor Carlini ha appena detto. Oui, il y a des plateformes alternatives aujourd'hui par rapport à ce qui existe officiellement. Sì. Il y a ce qu'on appelle les dark pools, qui se développent énormément. Sì, ci sono appunto delle piattaforme alternative rispetto a quelle che sono più conosciute, che si stanno sviluppando enormemente. Où le trading haute fréquence est évidemment pratiqué également sur ces plateformes. Dove il trading ad alta frequenza, quindi ad alta velocità, è praticato ugualmente, legalmente su queste piattaforme. Et où ce sont les ordinateurs qui font la loi en quelque sorte sur les marchés, avec les algorithmes qui sont conçus par les mathématiciens. E dove in effetti sono i computer a dettare la legge e dove tutto segue gli algoritmi creati da matematici. Alors ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est premièrement, évidemment la taxe Tobin est une taxe qui ne peut pas être acceptée ni par la City, ni par Wall Street, ni par ces plateformes alternatives. La prima cosa che vorrei dire è che evidentemente la Tobin Tax non potrebbe essere accettata dalla City, né da Wall Street, né tantomeno da queste piattaforme alternative. Parce que, en effet, le nombre de transactions par milliseconde peut être très important. Et si on taxe les opérations en question, on imagine, même s'il y a un très faible pourcentage, on imagine tout de suite le rapport que ces transactions peuvent en effet apporter à des finances publiques. Perché appunto se immaginiamo le operazioni che avvengono durante questi intervalli di pochi secondi e applichiamo una tassazione a ciascuna di queste operazioni, voi immaginate l'ammontare che verrebbe alla fine per questi operatori. C'est pour cette raison que les États-Unis comme la Grande-Bretagne sont absolument opposé à toute idée de taxe Tobin. E appunto per questo che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono del tutto contrari a qualsiasi applicazione della Tobin Tax. Alors, ce que je voudrais dire encore aussi sur cette finance qui se développe sur des places alternatives ou sur les places officielles, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'efficacité financière dans ce type de marché. Ciò che vorrei aggiungere sia riguardo queste piazze alternative sia riguardo le piazze più tradizionali è che questo tipo di transazione finanziaria ha perso la sua efficacia. Parce que s'il y avait efficacité, il y aurait, disons, un jeu classique de l'offre et la demande. Perché se in effetti avesse un'efficacia ci sarebbe un gioco classico della domanda e dell'offerta. Or, sur les marchés financiers, ce n'est pas ce qu'on observe. Ma sui mercati finanziari non è affatto quello che osserviamo. Que ce soit sur les marchés officiels ou sur les plateformes alternatives. Che sia sui mercati ufficiali o sulle piattaforme alternative. Parce que ce qu'on observe depuis le milieu des années 90, c'est que lorsque des prix de certains actifs montent, cela développe des achats supplémentaires. Alors que normalement la demande devrait baisser. Perché appunto quello che notiamo dalla metà degli anni 90 è che all'aumento del valore del titolo la domanda dei compratori aumenta, mentre secondo la legge della domanda e dell'offerta sarebbe logico aspettarsi il contrario, cioè all'aumentare del valore la domanda scenda. C'est comme ça que se forment ce qu'on appelle des bulles financières qui sont à l'origine de l'instabilité de cette finance globale. Questo appunto crea i meccanismi finanziari che sono all'origine della crisi, della debolezza di questo sistema finanziario. Donc on ne peut pas parler d'efficacité financière sur ces marchés pourtant très sophistiqués.
Dunque non si può parlare di efficacia finanziaria in questi mercati, sebbene siano estremamente sofisticati. Voilà peut-être pour quelques éléments de réponse à ce qui vient d'être dit. Je voudrais revenir maintenant à ce que a dit M. Rosati tout à l'heure. E questo in qualche modo per ritornare ai punti appena toccati. Vorrei adesso dire qualcosa riguardo a ciò che ha detto il dottor Rosati. Je suis d'accord avec lui pour dire que la crise est vraiment une crise globale, pas simplement financière, économique ou sociale. C'est une crise beaucoup plus large. Sono assolutamente d'accordo con lui quando diceva che la crisi che abbiamo di fronte è una crisi globale, quindi non solamente una crisi finanziaria, una crisi sociale, ma ben di più. Et donc les réponses apportées à cette crise, en effet, doivent comporter également une dimension globale. E dunque, in effetti, le risposte da opporre a questa crisi devono avere realmente una dimensione internazionale, globale. Et alors, il y a en effet un peu deux types de positions politiques qu'on retrouve en ce moment en Europe pour essayer d'apporter des réponses à la crise actuelle. Et donc, en effet, c'est dal punto di vista politico la nécessité in Europa di porre delle risposte a questa crise. Je dirais qu'il y a d'abord une première réponse à la gauche, une première réponse de la gauche qui consiste à dire, en effet, il faut améliorer un certain nombre de règles, comme par exemple revenir sur la séparation des activités de crédit par rapport aux activités spéculatives. C'è una posizione della sinistra che appunto riconosce come si debbano migliorare alcuni regolamenti, come per esempio appunto la separazione di quelle che sono le attività di credito dalle attività speculative. Ou d'autres mesures comme la taxation des opérations financières. Ou comme l'augmentation des fonds propres des banques. O altre misure, come per esempio la tassazione delle transazioni finanziarie o l'aumento della capitalizzazione delle banche. Mais cette première option qui consiste à mettre des règles supplémentaires par rapport aux règles qui existent, je dirais, une position d'accompagnement en quelque sorte et non pas une position de combat. Ma questa posizione che appunto propone di aggiungere delle regole a quelle che già esistono, io la definirei una posizione di accompagnamento, non una posizione di vera opposizione, di battaglia al combat, oui. di battaglia. Alors, je crois que c'est ça qui explique aujourd'hui les deux grands types de positionnement qu'on rencontre au sein de la gauche, qu'on voit en France ou ailleurs du reste. Est-ce que finalement il faut simplement, je dirais, bon, c'est un petit peu compliqué à exprimer, mais la position de combat, prenons la position de combat par exemple, elle consiste à dire qu'il faut changer radicalement le système de financement pour peut-être en effet établir un nouveau contexte de société dans laquelle peut-être à ce moment-là les travailleurs retrouveront un rôle qu'ils ont perdu aujourd'hui. Dunque, queste due posizioni appena espresse sono esattamente quelle che ci sono oggi in seno alla sinistra. Prendiamo per esempio la posizione più di opposizione diretta, all'interno della quale per esempio bisogna dire che questo atteggiamento di opposizione creerebbe una situazione diversa per i lavoratori che si trovano all'interno delle attività. Allora, le manifeste de Paris a ceci d'intéressant, c'est que non seulement il fait un constat, et il met en avant le rôle, en effet, que les peuples à l'échelle européenne pourraient jouer dans ce combat. Dunque, il manifesto di Parigi, secondo me, ha il suo interesse nel momento in cui non si limita semplicemente a fare un'analisi, ma appunto propone a livello europeo una posizione di contrasto a questo fenomeno. Mais malheureusement, ce manifeste ne s'est pas accompagné
d'une mobilisation populaire très importante, malheureusement. Sfortunatamente questo manifesto però non ha visto l'accompagnamento di una mobilitazione popolare di dimensione interessante, sfortunatamente. Alors pour terminer, je dirais que souvent il y a eu des confrontations politiques avec le pouvoir financier dans différents pays. Par exemple en France, dans les années 20, il y a eu à plusieurs reprises, à deux reprises, des démissions de gouvernement à cause du pouvoir qu'avait acquis la finance. Spesso ci sono stati, bisogna riconoscere lungo la storia, dei momenti di scontro duro tra la politica e la finanza. Per esempio, ritornando alla situazione francese, per esempio negli anni 20 ben due governi nazionali furono fatti cadere proprio dall'opposizione della finanza. E aujourd'hui, les nouveaux bulletins de vote. E oggi, le nuove schede elettorali. Ce sont les taux d'intérêt sur les dettes souveraines. Sono appunto i tassi di interesse sui debiti sovrani. Parce que ce sont ces taux d'intérêt sur les dettes souveraines qui ont fait démissionner les gouvernements grecs, portugais, italiens et espagnols. Perché sono precisamente questi tassi sugli interessi che hanno portato alle dimissioni il governo greco, il governo portoghese, spagnolo e italiano. C'est notre nouvelle démocratie. È la nostra nuova democrazia. Alors évidemment c'est très inquiétant. Et ça suppose un combat aujourd'hui, je pense, frontal par rapport à cette finance qui nous impose ce type de démocratie. Questo è appunto ci impone oggi un combattimento, un'azione di battaglia frontale rispetto a questo tipo di democrazia. Alors, je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Je crois que le combat est d'abord fondamentalement un combat politique qui doit être relayé naturellement par un vaste mouvement citoyen et populaire. In questo senso la battaglia deve essere soprattutto una battaglia politica sostenuta da un ampio movimento popolare. Personnellement, je ne pense pas que de simples règles supplémentaires seraient suffisantes. Il faut revoir la façon dont on peut penser de nouveau, je dirais, un système de financement à l'échelle mondiale, ce qui suppose en réalité, en fait, un véritable changement de société. Per esempio non sono affatto convinto che sia sufficiente un aumento della regolazione di questi mercati, ma credo sia necessario un cambio radicale di modello. E vi ringrazio. Non può darvi, però se c'è la possibilità accogliere magari qualche domanda dal pubblico. Vuol chiedere al professor Morelli, lei ha parlato di redistribuzione necessaria per equilibrare, diciamo, gli squilibri del capitalismo. Ma crede che questo sia possibile solo introducendo riforme come quelle appunto della carbon tax o che ci sia anche un problema di sovranità della moneta e quindi il fatto che gli stati si sentono obbligati a finanziare le banche che falliscono ma poi pagano interessi più alti di quelli che la Banca Centrale Europea fa pagare alle banche stesse e quindi in sostanza si accollano tutta la spazzatura e non possono neanche mettere moneta al di là della moneta, diciamo, spicciola, non di carta. Pensa che questa perdita della sovranità da parte dei cittadini europei possa essere recuperata o ormai il potere finanziario è troppo lungo? Bon, c'est tout à fait vrai que les États ont perdu le pouvoir de battre la monnaie. È assolutamente vero che gli stati hanno perso il potere di battere la moneta. Seule la banque centrale et les banques peuvent créer de la monnaie aujourd'hui. E certo la banca centrale che produce, che batte moneta oggi. Les États ont perdu leur souveraineté sur la monnaie.
gli stati appunto hanno perso la loro sovranità sulla moneta. E probabilmente la soluzione, enfin, una delle soluzioni oggi, è che gli stati retrouvent le pouvoir monétaire, retrouvent leur souveraineté sur le pouvoir de créer la monnaie. Una delle soluzioni appunto da porre in campo è il ritorno di il recupero di sovranità da parte degli stati sulla loro possibilità di battere moneta. Mais évidemment cette idée s'oppose complètement au mouvement de pensée néolibéral. Ma evidentemente questo è un tipo di approccio che si oppone frontalmente a quello che è il pensiero neoliberale. Parce que cette pensée pense que à chaque fois que l'État intervient dans l'économie, son intervention est inefficace. Perché questo pensiero presuppone che ogni intervento dello Stato nell'economia sia un intervento inefficace. C'est pour ça qu'on a rendu les banques centrales indépendantes des États. È per questo che abbiamo reso le banche sono state rese le banche centrali indipendenti dagli Stati. Et donc on voit maintenant le résultat d'une trentaine d'années d'indépendance des banques centrales. Et adesso vediamo gli effetti di una trentina di anni di indipendenza delle banche centrali. Les banques sont au cœur du système puisqu'elles peuvent se financer facilement à 1% comme on l'a vu sur 3 ans. Le banche sono al centro del sistema anche perché si possono finanziare ai tassi dell'1%, come abbiamo visto in questi ultimi anni. E elles peuvent prêter aux États à des taux d'intérêt énormes. E perché possono prestare agli stati a dei tassi di interesse enormi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Pourquoi des banques pourraient avoir accès très facilement au crédit? Alors que les États, en fonction naturellement peut-être aussi de leur situation, n'ont pas du tout les mêmes facilités que les banques. Il y a là quelque chose, il y a une inversion qui est proprement inadmissible du point de vue démocratique. Donc, è evidente che c'è qualche problema, c'è qualcosa che non va se le banche hanno questa facilità di accesso al credito che non hanno gli stati. Dunque è evidente che si crea un problema proprio di democrazia. Alors cela ne veut pas dire naturellement qu'il faut revenir à des formules antérieures comme on pouvait les connaître. Questo naturalmente non vuol dire che si debba ritornare a delle formule antecedenti come le potevamo conoscere. Mais les États doivent revenir à une forme de maîtrise de la création monétaire, ce qu'ils ont perdu. Ma gli stati devono arrivare a una situazione di controllo della capacità del potere monetario che hanno perso. Car il en va du financement des investissements futurs dont on a besoin. Perché da questo dipende l'efficacia degli investimenti futuri di cui avremo bisogno. Et qui seront très très importants et que le marché ou les banques ne peuvent absolument pas aujourd'hui assumer en tant que à cause du risque que cela représente. Che sono assolutamente importanti, fondamentali e che i soggetti privati non possono e di cui i soggetti privati non si possono far carico dati i rischi che presentano. Et donc, je crois que la pensée néolibérale a produit malheureusement tous les effets néfastes qu'elle portait en elle dès le départ. Et donc, je pense que, en effet, l'approccio néolibérale abbia portato alla realtà tutti, in qualche modo, i presupposti negativi che lasciava intendere all'inizio. Mais on voit que cette pensée est encore active aujourd'hui, qu'elle n'a pas abandonné en quelque sorte son projet politique et intellectuel. Et vediamo che questo approccio non è affatto scomparso, ma guida ancora quelli che sono son projet intellectuel. Il suo progetto intellettuale viene portato avanti. Et politique. Puisque cette pensée instrumentalise la crise des dettes souveraines, puisque cette pensée instrumentalise la crise des dettes souveraines pour
une nouvelle fois combattre les dépenses publiques, les services publics, puisque c'est son projet ultime. Perché questo pensiero utilizza la fase di crisi per combattere quelle che sono le erogazioni di servizi pubblici, servizi statali, che sono sempre stati gli obiettivi ultimi di questo tipo di pensiero. Alors, est-ce qu'on va laisser faire jusqu'au bout la réalisation de ce projet? Voilà la question qui est posée. E dunque la questione da porsi è: vogliamo permettere che questo arrivi veramente al suo scopo ultimo? C'era sì, l'ultima domanda, ma anche prima fila forse. Gli ultimi due poi un po' tardi, quindi chiudiamo. Fate stare insieme. Faccio una domanda sempre al professore. Premesso che io mi occupo di mercati monetari e lavoro con il mercato più bloccato che ci sia, che il Forex, quelle cose le conosco bene, io faccio i miei algoritmi e puntualmente vinco contro Goldman Sachs o contro chi fornisce liquidità a quei mercati. Vorrei dire, ci sono almeno tre cose che ogni singolo operaio potrebbe fare nella sua vita, molto concrete e molto efficaci contro quei meccanismi. Ma adesso vorrei porre una domanda invece di macroeconomia al professore. E posto che il vero problema, dal mio punto di vista, è stato, come si diceva prima, negli anni 70, quando un bel momento Nixon ha detto prendete i dollari al posto dell'oro, e hanno iniziato a stampare dollari a iosa. E premetto che è proprio lì la generazione di liquidità, cioè di debito, perché noi generiamo liquidità su debito, che ha rovinato il pianeta. E premesso che non a caso la finanza e le banche centrali sono state sempre più privatizzate, anche con il consenso e con l'aiuto della sinistra, che o non capiva cosa stava facendo o era connivente, noi non potremmo dal basso, e quindi senza richiedere rivoluzioni molto potenti, molto, come dire, complicate da ottenersi, noi non potremmo sponsorizzare al massimo la creazione di monete locali complementari che servano, semmai a interesse negativo, che servono a sviluppare scambi e commerci localizzati, ok? E se i trattati di Maastricht non ce lo permettono, li chiamiamo sconti, non li chiamiamo monete, li chiamiamo sconti che dei gruppi produttivi, dei distretti produttivi fanno al loro interno, in modo che queste monete da una parte diano liquidità agli operai e agli imprenditori, dall'altra parte producano effettivamente scambi ed economia, mentre invece lasciamo alla moneta centrale, adesso europea, domani speriamo mondiale, la funzione di accumulazione di valore. Ma questa secondo me dovrebbe essere la battaglia principale da farsi, anche perché sarebbe molto efficace. Sì, raccoglierei anche la seconda domanda. Diretta a Carlini. Peraltro qui era stata lasciata una domanda sulle relazioni tra finanza e guerra in questi anni, quindi magari si potrebbe anche affrontare il tema. Risponde il professore? Sì, per la prima domanda. Sì. Ah, il signore poi per finanza. Sì, se fa anche la sua, così poi riassumiamo tutto e rispondono solo i relatori. La domanda era diretta al giornalista Carlini. Ecco, lei ha prefigurato, diciamo, un aspetto del sistema finanziario mondiale in cui, diciamo, alla concentrazione di risorse in grandi istituzioni finanziarie corrisponde anche una mancanza di centralizzazione, in quanto si ha una forma di diffusione quasi di anarcocapitalismo in cui da diverse piattaforme alternative si può interagire con le grandi istituzioni e i grandi centri finanziari mondiali. Ecco,
se si potrebbe verificare il caso in cui questo può entrare in contraddizione con quello che è uno dei principi economici fondamentali, in cui alla concentrazione di risorse debba anche corrispondere a una centralità del potere decisionale, anche all'interno del sistema finanziario, privatistico e speculativo. Ecco, cioè, l'elemento di contraddizione dovrebbe essere proprio questo tra il potere finanziario che si concentra in istituzioni che agiscono anche in interfaccia con il potere politico, e questa miriade di anarco operatori che si fanno competizione tra loro e che corrispondono anche a un vulnus, a un virus nel sistema finanziario globale. C'è un deficit di decisionalità politica e finanziaria. Sì, perfetto, per rispondere al professore, poi magari comunque le Vittorio. Comincio a rispondere sulla questione della moneta complementare locale. Je pense en effet qu'il y a beaucoup d'expériences dans le monde aujourd'hui de monnaie complémentaire, et ce qu'il faut bien voir, que ces monnaies complémentaires sont très utiles en effet pour développer le commerce locale e l'attività economica locale. Penso che in effetti in questo momento abbiamo nel mondo diversi esempi per fare un'analisi di questo tipo di moneta, e sono estremamente utili per sviluppare dei meccanismi economici a livello locale. E depuis des siècles et des siècles, on a vu des économies où plusieurs monnaies pouvaient cohabiter, et donc il y a compatibilité entre des monnaies complémentaires, des monnaies nationales ou des monnaies, je dirais, centrales, lorsqu'il s'agit de la monnaie de la banque centrale. Dopo secoli abbiamo visto come sia possibile in effetti la convivenza tra vari tipi di monete, dunque tra monete più locali e la moneta centrale battuta dalla banca centrale. Donc en effet, je pense qu'il faut probablement aller vers un système monétaire assez diversifié, à plusieurs étages, avec au sommet de ce système une monnaie commune, je ne dis pas unique, à l'échelle internationale. Donc en effet, je pense que si deve andare verso un panorama plus complesso, plus diversificato, in cui c'è assolutamente posto per la creazione di una moneta comune, che ribadisco non è una moneta unica a livello internazionale. Alors ensuite, concernant l'action de la gauche dans un sens, si j'ai bien compris, néolibéral ces dernières années, on peut comprendre qu'il y a eu cette tentation après l'effondrement du mur de Berlin. Per tornare al tema della, in qualche modo, del comportamento della sinistra rispetto a queste tentazioni neoliberali, bisogna ritornare al momento della caduta del muro di Berlino. Parce qu'on a cru à ce moment-là qu'il n'y avait plus qu'un seul modèle économique possible. Perché appunto si è avuto l'impressione in quel momento lì che non ci fosse che un solo modello possibile. Seulement, la finance s'est globalisée juste après cet effondrement du mur de Berlin. Cette finance s'est globalisée dans le courant des années 80 et 90, et la globalisation est arrivée dans les faits au milieu des années 90, c'est-à-dire quelques années après l'effondrement du mur de Berlin. E bisogna dire che appunto se negli anni 70-80 la finanza si è robustita, il momento della vera e propria mondializzazione è stato quello degli anni 90, ovvero appena dopo la caduta del muro di Berlino. E c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir les plus graves crises du système financier. Ed è stato proprio in questo momento che abbiamo cominciato a vedere le più gravi crisi del sistema finanziario. Alors voilà peut-être pour la réponse que je pouvais faire à vos questions. Je voudrais revenir sur l'idée que les pouvoirs privés doivent se concentrer peut-être face aux difficultés qu'ils rencontrent. C'est ça la question? Oui, on pose la question par écrit des rapports entre finance et guerre. Esatto, dunque mi è stata posta qui per iscritto una riflessione sulla relazione intercorrente tra la finanza e la guerra.
Alors, c'est évidemment une question difficile et délicate parce que. Évidemment, une question, une demande difficile et délicate. Parce qu'on a déjà malheureusement une réponse à cette question avec ce qui s'est passé après la crise de 1929. Perché sfortunatamente abbiamo già una risposta che ci viene da quello che è successo dopo la crisi del 29. La crise de 1929 est une crise qui a, comme vous savez, dans les années 30, provoqué une récession, une grave crise économique et sociale, et qui a créé tout à fait, alors c'était déjà vrai un peu avant, mais qui a créé les conditions de l'arrivée politique de Hitler avec ce que l'on connaît évidemment par la suite. Je ne peux pas entrer dans les détails, on connaît ça. Poi appunto come tutti sapete la crisi finanziaria del 29 ha prodotto quella condizione di difficoltà che poi in seguito ha portato all'arrivo al potere di Hitler e tutto ciò che tutti conosciamo. E la situazione attuale è una situazione estremamente dangereuse puisque on voit partout en Europe la montée d'extremismo. E la situazione attuale è in questo senso del tutto pericolosa perché in ogni parte d'Europa vediamo la crescita di movimenti oltranzisti, estremisti. E la montée de ces extremismes, vous l'avez compris, est très directement liée à la crise financière d'une part et à la crise des dettes souveraines ensuite. E questo aumento dei movimenti estremisti, lo capiamo tutti, è assolutamente legata a questa crisi internazionale. Donc imaginez maintenant qu'il y ait une nouvelle secousse qui sera forcément beaucoup plus grave que celle qu'on a connue en 2007 et 2008. Dunque immaginate che avvenga una crisi ben più grave di quella a cui abbiamo assistito nel 2007 e 2008. Parce que cette crise elle est inscrite dans les logiques actuelles du fonctionnement de cette sphère globalisée. Perché questa crisi che arriverà è assolutamente già scritta nelle regole del funzionamento dei meccanismi del mondo a cui assistiamo. Et donc, en effet, à ce moment-là, malheureusement, malheureusement, les risques d'affrontements en tout genre peuvent naître de cette situation catastrophique dans laquelle on risque de se trouver. Et évidemment, c'est clair quels sont les risques que cette condition peut produire. Je suis désolé de terminer sur une note aussi pessimiste et grave. Mi dispiace di terminare con una nota così pessimista. Grazie. Molto brevissimamente ai pochi superstiti eroi che sono ancora da dentro. Allora, io il messaggio, prima di rispondere, faccio una piccola premessa. Il messaggio che volevo lanciare, dal mio punto di vista, è abbastanza semplice. Quello che volevo dire è che, ripeto, la finanza ha assunto quell'attuale forza che noi vediamo, anche e soprattutto per questa sua autoreferenzialità nel mondo digitale. E quello che voglio dire è che anche a me piacerebbe, per tutta una serie di motivi, sono lunghi, quelli che hanno esposto loro, io non sto dicendo che non ci sono quelli, e poi mi sono permesso di dire che c'è anche quest'altra gamba, chiamiamola così, del tavolino della finanza. Quello che voglio dire è che purtroppo, paradossalmente, con questa gamba, non è che ci sia, il mio messaggio è, non è che ci sia una speculazione cattiva, voglio dire, il signor Blackfein, attuale presidente di Goldman Sachs, c'è stato, c'è, ci sarà sempre. Gli speculatori cattivi, a parte il fatto che io penso che la soluzione non è né buona né cattiva, è semplicemente operare in bidirezionale, vabbè, ma lasciamo stare. I ladri, i truffatori sul mondo diciamo finanziario ci sono stati, ci sono, ci saranno sempre. Il mio messaggio è molto, se volete, banale, ma per me è importante. Questa gamba permette, a prescindere dall'essere, dal voler colpire il titolo italiano piuttosto che un altro, questa forza di avere una ricaduta sull'economia reale che noi vediamo tutti i giorni, ma a comprare o a vendere i titoli di Stato italiani erano anche il fondo delle vedove scozzesi e degli orfani scozzesi, non è che era soltanto la cattiva Goldman Sachs, certo, Goldman Sachs, Wells Fargo, Citibank, HSBC e JP Morgan controllano, lo sappiamo,
over the counter, il 95% dei derivati. Over counter vuol dire sono mercati non regolamentati, sono cattivi, ma quelli ci sono stati, ci sono e ci saranno sempre. Il tema è che questo mondo, questa gamma tecnologica, a prescindere dalla cattiveria oppure no, induce, rafforza questo meccanismo di rincorsa della moneta che si crea dalla moneta, che è la perversione di questo mondo finanziario. Questo aspetto io volevo sottolineare, per cui poi appunto, l'ho detto prima, alla fine il mutuo del, lo ripeto, del Mises, Chattanooga, Tennessee, cioè me lo trovo io nella mia gestione patrimoniale. Anarco-operatori, mi piacerebbe che fossero anarco-operatori, questi non sono anarco-operatori, io l'ho accennati, ma la deregolamentazione ha favorito ovviamente chi? Ma gli operatori già esistenti. CX è Nomura, una banca di investimento importante giapponese, Turquoise, comunque sono soggetti che hanno una grande potenza economico-finanziaria che, come è successo negli Stati Uniti, credo, vado a memoria, questi mercati alternativi siano circa una cinquantina tra mercati che sono importanti e mercati che non lo sono. Paradossalmente, i mercati tradizionali, chiamiamoli così, che cosa fanno per difendersi? Tentano di comprarli. Il Nasdaq si è comprato tutta una serie di mercati alternativi, London Stock Exchange lo sta facendo. Però quello che è assurdo è pensare che si possa... C'è un rapporto di osmosi quasi. Ma al di là dell'osmosi, quello che io credo che sia assurdo è pensare che si possa trovare una soluzione, come diceva giustamente il professor Moren, che è sempre questa idea neoliberista del liberarci di lacci e lacciuoli e sprigionare la potenza creatrice, come diceva Schumpeter, del capitalismo. In questo mondo finanziario, secondo me, ci porta al disastro. Io banalmente segnalavo questo aspetto. Non dimentichiamoci che c'è la gamba tecnologica che è uno dei motori di questo mondo. Se noi questa gamba qua non ne teniamo conto, facciamo un grave errore. Poi ci sono tutti i discorsi che sono stati fatti prima, shareholder values, però permettetemi una battuta. In Italia il shareholder values in alcuni casi ha giovato le azioni quotate in borsa, perché c'è un capitalismo cosiddetto di salotto che invece che avvantaggiare la crescita delle società facevano tutti loro, magari parliamo, ne sappiamo benissimo, no? Ne parliamo, basta vedere Fonsai, cosa sta succedendo adesso in borsa. Ecco lì uno potrebbe dire, il professor Moret giustamente non conosce queste particolarità, e uno potrebbe dire, ma scusate, ma il creare valore per gli azionisti in quel caso è stato positivo, perché i cosiddetti azionisti attivisti sono andati indipendenti, sono andati nei vari sempre, in alcuni casi, perché non succede spesso, a dire, ma come, invece che comprarti la Porsche sotto casa, io quei soldi li voglio rivedere investiti nelle società. E quindi anche lì la complessità di un mondo che non è così semplice aggredire. Grazie. Perfetto, io ringrazio i nostri relatori per la disponibilità. Grazie a tutti voi per l'attenzione, mi spiace provare. Vi ricordo che è l'uscita per la possibilità di acquistare il dossier della crisi fatto dal laboratorio Lapsus. Grazie ancora, buonanotte.